Donatello è andato, sei tornato. No, non me ne sono andato. Ciao! Come stai? Sì, tu? Ma sei torinese? No, ogni tanto vengo. Allora, carissimi amici, buongiorno, benvenuti e benvenute. Avevo appena cominciato. Vieni, vieni, no, no, non scappare, non scappare. Siete collegati in diretta con Trofarello, provincia di Torino. Giusto. Sono arrivato pochi minuti fa, il tempo di ambientarmi, in questo posto dove oggi ci sarà una festa che si chiama Movie Fest. Perfetto, ma non sei l'organizzatrice. Non sei l'organizzatrice, vabbè, però aspetta che ormai ti inquadro, perché sennò dice, ma con chi è che stava parlando, Salvo? Eccola qui. Ciao, ciao. Eccola. Torinese. Torinese. Ma quanti chilometri sono? 15-20 chilometri da qui, dal centro di Torino? Più o meno, no, forse anche meno. Di meno. Meno. A me sono sembrati tanti perché ho fatto tutta la circonvallazione. Hai sbagliato strada. No, 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 ho fatto la circonvallazione, venendo da Milano. Tu? Ah, da Milano. Dalla Lombardia. Quindi. Però cerchiamo Anna che. Sì, no, ma prima c'era qui un candidato che mi mostrava un po' tutta la parte logistica. Anna, quindi. Fiscia. Qualcuno di Trofarello. Anna, Fiscia dov'è? Come vedete qui già il posto è abbastanza animato di attivisti, c'è pieno di vari gazebo. Adesso vi mostro, ecco, adesso vi mostro anche il palco. C'è anche il complesso di là, se vuoi vedere. Sì, 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 andiamo a vedere, andiamo a vedere. Guardate, c'è pure musica dal vivo qui più tardi. Ieri sera dovevi vedere il complesso. Addirittura. No, tutto inglese, però domenica c'è un inglese. Ecco, qua mi sa che stanno facendo sound check. Sì, sì, fa sound check. Ciao. Sono ripreso un attimo i musicisti qua. Ci fate un po' di rumore? Fate un po' di troppo rumore, presto per avere un po' di rumore? Vai, un assolo di batteria. Grazie, gentilissimo. Buon lavoro. Avete assistito a un mini sound check dedicato a noi, eh? Quindi qui stasera si balla e si suona. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, un mitomane. Ehi, ciao, finalmente. Stella Sara. Sì. Tu sei. Ecco, per chi frequenta Zello, Stella Sara, tu sei 8, ti conosco ormai. Ciao, carissimo. Ciao. Tu non frequenti Zello? Io non lo frequento. Ah, sono quello che fa gli spot. Chi sei tu? Bromuro. Ah, Bromuro, ciao, Bromuro. Piacere. Ciao. E tu sei Giuseppe? Ciao, come stai? Io bene. Va bene? È stata la febbre. Sì, la febbre è già davanti ieri. C'era un po' la febbre poi. Ma scusi, ma lei voterebbe ancora Movimento 5 Stelle? Ma andiamo a votare e poi vediamo. Poi vediamo. È un voto segreto. Il voto è segreto. Il voto è segreto. Allora, quindi qua vedete che grande tavolata. Qua mi sa che si mangia. Cosa si farà qua secondo andiamo, te? Andiamo dentro, che così vediamo. Ah, andiamo dentro, dai, andiamo a vedere cosa succede dentro. Vi chiedo scusa se ogni tanto sentirete qualche colpo di tosse. Giorgio Bartola, Torino, il gruppo consigliere in Torino. Quello con la maglietta verde o con la maglietta chiara? Verde, Giorgio. Ok. Omonimo di Vittorio? Sì. Parente di Vittorio? No, 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 no. Con Davide Bono. Ok, ok. Qua ci sei pieno di fusti di birra, vedete? Cori, di tuo farello. Ecco, qua si cucina alla grande. Devo fare una ripresa. Ragazzi, può fare qualche ripresa, ma andare a... No! No! No, comunque vi dico quello che stanno facendo. Lì ci sono peperoni alla grande. Ecco. Peperoni alla griglia, melanzane. Ecco, e non potete sentire i profumi purtroppo in diretta, ancora non si sentono. Bene, bene. Torniamo indietro. Ecco, qui c'è Giose che fa le riprese. Si riprendono la vicenda. Facciamo la ripresa a vicenda. E siamo in attesa che arrivino gli altri ospiti che arrivano da fuori e poi credo che in qualche modo si darà il via all'inizio dell'evento. Aspettiamo Battista di Battista. Aspettiamo Battista di Alessandro. Battista, no, no, Alessandro di Battista.
E allora, fatto com'è? Che novità ci sono da Torino, Chiara? Ma siamo in streaming o siamo in streaming, no, per certo, capire certo. Che no, quando tu mi vedi con quest'arma in mano qua, siamo in streaming. Cosa mi racconti? Abbiamo Fassino, che è stato eletto presidente dell'ANCI, direi che siamo perfetto. Con la sua grande politica porterà avanti a successo tutti gli altri comuni, no? Quindi felicissimi. No, c'è una cosa positiva, che stando meno a Torino magari farà meno danni, quindi già nel male cerchiamo il lato positivo della cosa. Oggi ho sentito su Radio Radicale, c'era, non so se era un congresso o qualcosa, parlavano dei referendum e hanno letto una lettera che Federico Pizzarotti ha mandato a loro, dove diceva tutto quello che lui pensava dei referendum, delle cose molto positive sull'attività dei radicali sui referendum, e loro hanno detto, vedete, questo sì che, che è un sindaco che fa veramente qualcosa di buono per noi, non come Fassino, e ne hanno nominato un altro, adesso non ricordo, quindi Fassino è stato nominato dai radicali. Non mi stupisce. Con termini non tanto benevoli, come ho detto io, in termini un pochino più crudi, diciamo. Chi è che ha termini benevoli per Fassino in questo momento? Non lo so, è per carità, però. E invece avevano delle parole molto di apprezzamento nei confronti di Federico Pizzarotti. Quindi... E tra l'altro si è astenuto, unico astenuto sulla votazione di Fassino presidente dell'ANCI, che guarda che è un gran pregio questo. È un gran pregio. Grande Pizzarotti, cosa vuoi dirgli? Sta facendo il massimo, più di così. Esatto. Cosa e poi lo sai che da venerdì l'ingegneritore è fermo? Lo so. Però come mai quando l'hanno fatto partire notizie dappertutto, esatto. adesso nessuno ne parla. Ovviamente, questo, come è, al normale, solito, questo vabbè, è normale. Ormai ci siamo abituati. Bene, bene. Grazie Chiara, tanto allora, poi ti rompo le scatole ancora in seguito. Ciao. Abbiamo tempo. Ciao ragazzi, volete fare qualche... Dimmi che non te ne vai. Ciao. Me l'ho già detto questo. Lo so. E te lo ridico. Non te ne vai. Che non me ne vado, sì. No. Ma non lo sapevo. L'ho detto. Vedi che sono ancora qui. Sì, però dovevi andare via a settembre. Dovevo andare via a settembre, ma anche prima, se riuscivo. Ah. Ho rinunciato perché non era proprio possibile. Grazie. No, non hai bisogno, hai solo da chiedere. Io pianto. No, ma non ho bisogno. Avrei bisogno che gli italiani si svegliassero. Questo sì, guarda qui. Ma come cazzo dobbiamo fare? Appunto. Va bene, ecco qua ci sono già persone che fanno dei commenti. Sarà in diretta tutta la sera. Ci proviamo ragazzi, questo è quell'obiettivo. Grande Chiara, ciao Salvo, dice Lauri Tesserin. Poi vediamo un po', ciao Bromuro. Vabbè, ci sono i vari saluti da chi ci segue in chat. Avete qualche dichiarazione da fare? Presentarvi, dire chi siete? Non mi sembra il caso che vai via. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Poi, altro? No, qua è bellissimo perché pare anche incontrare, avere la possibilità di incontrare i nostri portavoce è un'esperienza stupenda, stupenda. E sono convinto che riusciremo a cambiare l'Italia. Speriamo. Così, con questa... È arrivato Ale? È arrivato Ale. Adesso andiamo da Ale. Sì. Tu cosa vuoi aggiungere? Viva il movimento. Viva il movimento. Tu? Esatto, viva il movimento. Viva il movimento. Italiani svegliatevi. Esatto, italiani svegliatevi. È quello che vorremmo. Bene, bene, svegliatevi italiani. Passate parola voi che siete lì collegati. A proposito, spargete il link ragazzi. Dite che qui la festa a Trofarello è cominciata. Ciao, com'è? Fate la foto del gruppo, no? Lascia stare, vai là, vai là. Ciao Ale. Mi emozionate. Ciao. Come stai? Bene. Non ho detto che in serio, troppo contento di Anch'io sono contento. Siamo già in diretta, Siamo già in diretta da poco ancora, da 8 minuti. Bravo, aspetta, Salvo, devono fare le foto del... Scusa un attimo. Prego, prego, vai, vai. È l'attrazione! È l'attrazione della giornata! Ragazzi, Otto, cerca di farti in 16 stasera. Ma una foto cumulativa. Faccio io come Silvio si è fatto la rem. Ciao. Bene, bene, grazie. Esatto ragazzi, spargete voi la voce sull'ingeneritore di Parma, eh? Spargetela voi la voce, a chi non lo sa ancora, l'ingeneritore di Parma adesso è fermo. Ragazzi, non fatto impazzire. C'è anche la comunità gay.
Vai Rocco! Dare la piccolino! Piccolino tutto assieme! Esagero. Ciao. Ciao. Allora, ciao, ci racconti piacere, in breve. Anna. Ciao Anna, salvo, piacere. Ci vuoi raccontare in breve come si evolverà la serata? Cominciare da ora, che sono le 18 meno qualche minuto. Allora, adesso scorticheremo i parlamentari perché ci sono attivisti molto agguerriti e vogliamo sapere tutto dell'attività che stanno facendo, novità dal palazzo. Poi c'è Sergio. Vogliamo dire chi sono i parlamentari? Sì, allora c'è Laura Castelli, Alessandro Di Battista, poi altri esponenti del Movimento 5 Stelle, c'è Chiara Appendino, consigliere comunale di Torino. Già vista e intervistata. Perfetto, allora ti sei portata avanti col lavoro. Esatto. Poi ci aiuterà a moderare il dibattito Maurizio Pagliassotti, che ha scritto questo bellissimo libro su Torino. Chi comanda Torino? Ce lo facciamo un po' spiegare con l'aiuto di Chiara Appendino, che lo sa chi comanda Torino. E poi c'è il nostro giornalista, blogger, ormai conosciuto, Sergio Di Cori Modigliani, che ormai fa parte un po' del gruppo, no? Dov'è? Dov'è Sergio? È qui. Me lo presenti, perché io non sono sicuro di riconoscerlo. Sì. Adesso te lo presento. Sergio, dov'è? Arriva subito. Okay. Arriva subito e così poi cominciamo. Facciamo un dibattito con pochissime domande, poi lasciamo spazio ai cittadini, che vedo sono numerosissimi e siamo molto contenti. Bene. Come attivisti siamo proprio contenti, abbiamo fatto questo sforzo, una festa di 3 giorni è stata molto impegnativa, però la gioia di vedere tutte queste persone. Mi hanno detto che ieri era partito un po' in sordina, perché essendo un giorno lavorativo all'inizio non c'era molta gente, ma poi dalle 21 si è riempito. Esattamente, avevamo come ospiti Luca Giunti del Movimento NoTav e il senatore Fabio Scibona, che ci hanno un po' parlato della questione TAV, a che punto siamo. I NoTav sono precisissimi come sempre, con tutti i dettagli tecnici. Davanti a quello non si può che dire che la TAV è un'emerita di stronzata, stronzata. La TAV, anzi il TAV è un'emerita stronzata. Ieri Marco l'ha ribadito più volte, immagino. Sì, Marco... Con fatti, non solo per dire parolacce. La cosa bellissima era confrontare le slide che loro presentano ufficiali a convegni diversi, slide modificate. Quindi, insomma, siamo nella confusione più totale. Insomma, un progetto da rivedere completamente, io direi da abolire. Ma i francesi mi pare che già si sia capito che non hanno nessuna intenzione di portarlo avanti, quindi. I francesi forse sono un po' più svegli di noi, stanno venendo meno e quindi speriamo che noi li seguiamo a ruota, loro li istigheranno a mettere una bella croce sopra questo progetto, anche perché noi del Piemonte, di Torino, ma soprattutto della Val di Susa, sentiamo come un peso molto forte questa aggressione al territorio. Io ti invito, Salvo, se riesci a fare delle riprese in Val di Susa, è molto importante testimoniare la violenza. Io ci sono già stato, quando c'è stato l'incontro di tutti i parlamentari in Val di Susa io c'ero. Certo. Per quello che ho potuto ho documentato perlomeno. Sì, però la cosa importante è che loro vanno avanti non con il buco, ma con il cantiere, cioè loro cantierizzano. Adesso stanno cantierizzando la stazione internazionale di Susa, l'hanno appaltata degli Archistar, insomma soldi nostri che si spendono per nulla. Insomma, dobbiamo continuare a battere su questa questione perché è importantissima e ci siamo quasi, è borderline la decisione, perché oltre ai 90.000 euro che si spendono ogni giorno solo per mantenere le forze dell'ordine, il filo spinato, i cancelli eccetera. Sono preparato, vedi? Sei preparatissimo. Infatti ieri notavamo che nei benefici per il territorio sono previsti i soggiorni negli alberghi, cioè praticamente loro già prevedono una bella stazza di forze di polizia che dovranno dormire negli alberghi in Val di Susa. Ecco Sergio. Bene, adesso è arrivato. Sergio, ciao, vieni che ti presento al pubblico della cosa. Ciao Sergio, ciao. Io sono Salvo Mandarà e siamo in questo momento in diretta streaming. Perché sei qui oggi? Dunque, sono qui oggi per manifestare la mia presenza e partecipare al racconto della narrativa esistenziale del movimento. Quindi oggi non si parla male di Enrico Letta e di Alfano, ma si parla bene del cammino che ci attende.
Oggi si parla della nostra utopia, per chi ci vuole credere e per chi sa e capisce quello che stiamo facendo. Bene, mi sembra una bella prospettiva, anche se ce ne sarebbe ben donde di parlare male di Letta e di Alfano, però sì, per sì. Oggi ci asteniamo. Per fortuna ci pensa la realtà a parlare male di loro, tant'è vero che questa mattina nel Corriere della Sera, che direi oltre ad essere il più importante quotidiano e senz'altro fortemente moderato, c'era un editoriale in prima pagina a firma Michele Anais che iniziava: la vera notizia politica che il governo ci ha dato è una non notizia, perché questo governo non è in grado di fornire nessuna notizia al paese. Bene. Noi invece stiamo qui per dare notizie per la cittadinanza. Ti ringrazio Sergio, avremo modo di magari fare altre due chiacchiere dopo. Grazie intanto, buona serata. Cominciamo quando volete. Allora, cari amici, cari amiche, come vedete qui siamo già entrati nel vivo. Ale! Una foto con tutta la 5 di Torino. Hai voglia? Una sola. Fate mandare, poi dopo ce le facciamo. Come? Sì, 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 sì. No, adesso andiamo assieme con... Laura, fammi anche tu una dichiarazione in diretta. Ci siamo prima salutati quando non ero ancora in diretta. Fammi un saluto, non lo so, un saluto. No, io sono contenta di vederti perché è un po' che non ci vediamo. Sì, non mi ricordo, ci siamo visti a Roma l'ultima volta o qui? Sì. A Roma. Invece che ti sia passata la febbre. Sì. E saluto quelli che ci stanno seguendo adesso. Oggi è una delle tre giorni fatta a Trofarello e non potevamo mancare. È arrivato anche Alessandro in treno, non a piedi. E adesso raccontiamo un po' ai ragazzi che cosa sta succedendo, anche perché loro hanno una voglia proprio atavica di sapere. E quindi noi abbiamo la nostra necessità di dirgli tutto. E quindi seguiteci. Bene, allora ci spostiamo di là dal palco. Sì. Grazie, grazie Laura. Ciao, sì, ciao. Attivisti movimento. Vieni che c'è movimento di qua. Sì, vabbè, tanto adesso comincia, adesso ci spostiamo direttamente. Anche se c'è qualche momento di pausa, va bene, così facciamo godere a chi ci segue quello che succede, così con calma. Quindi se riusciamo a pescare qualche momento particolarmente interessante, se no aspettiamo. C'è Paolo Vinci, non è il massimo. Dov'è Paolo Vinci? Sì, sì, fammelo salutare. Eccolo Paolo Vinci. Ciao carissimo, come stai? Siamo già in diretta. Sei in onda, non... Tutto bene? Allora nuoto se siamo in onda. Tutto bene Paolo? Quando sei arrivato? Ho fatto il viaggio di notte, sono partito giovedì notte, sono arrivato venerdì mattina a Torino, avevo alcune cose da sbrigare e finalmente stamattina ho dormito. Domani sarai ancora qui o all'Erici? No, rimango qua. Io. Rimani qua? Sì, sì. Poi è una risorsa rubata a Torino, noi siamo molto gelosi, sì. È andato via da Torino e ci ha abbandonato. Fate bene essere gelosi anche perché è un'ottima risorsa, almeno per facciamo che possiamo, via dai. Bene, cosa fai, per chi magari non lo sa di quelli che ci seguono, cosa fai tu a Roma? Faccio l'assistente del senatore questore Laura Bottici. Infatti la mia domanda, se domani fossi all'Erice, perché mi risulta che domani Laura sarà all'Erice. Sì, però dato che ci sono tanti senatori, così come anche allo Spazzatura Napoli, abbiamo deciso che di separarli ogni tanto io posso anche tornare un attimo a casa a vedere altre cose, comunque a rilassarsi un attimo, perché star fuori tutte le settimane, già l'altra settimana eravamo a Nizza. C'è stata anche una tappa a Milano, per cui stare sempre fuori casa diventa anche duro, poi veramente ci vuole, e lo consiglio anche molto ai senatori spesso, ogni tanto bisogna staccare, poi se riescono bene, se no. Bene, grazie Paolo. Niente, grazie a voi. Ciao. Alessandro, scusa, in chat mi chiedo dove hai lasciato la scorta di 9 uomini. Ho visto questa cosa. Quei pazzi di Italia in crisi hanno fatto la notizia lungo la scorta. L'hai fatto tu. Dov'è che hai lasciato la scorta? Quella era una comunità a Saraguro nel sud dell'Ecuador. Sono dei bambini indigeni. Bellissimi. Futuri grillini ecuadoriani. Sì. Dice ecuadoriani o ecuadoregni? Io sento sempre entrambi, in tutti e due i modi. Ok. Ecuadoregni e ecuadoriani. In spagnolo è ecuadoregno. Ok. Sì. Dell'Ecuador è Rafa Correa, il presidente.
c'è un popoli che si stanno organizzando. Oh, proprio, ma hai sentito cosa sta succedendo nel Sud America? Sì. Cioè, delle proteste, sono messi tutti d'accordo Brasile, per fatto che hanno bloccato quel chi era il presidente Morales. Che hanno Morales. Il presidente della Bolivia, è ovvio, è una cosa vergognosa. Cioè, una cosa veramente vergognosa. Io ho fatto un intervento in aula e abbiamo chiesto a presidente Sereni, la quale poi ancora non capisce bene le regole regolamenti parlamentari, che mi ha interrotto, io non posso fare queste cose, poi ha detto sì, lo posso fare. Dovrebbero studiare di più i presidenti, a parte Di Maio e Giachetti, sono molto bravi entrambi. E abbiamo chiesto che venga a riferire la Bonino, perché vogliamo capire se è vero, se gli hanno negato lo spazio aereo al presidente Morales, che è vergognoso. Se fosse vero, ma che è un criminale? Perché avevano paura che nascondesse Snowden, al quale va tutta la nostra solidarietà, perché l'informazione libera è il futuro. Per cui questa purtroppo è l'imperialismo, ahimè, nordamericano. Vabbè, se ci fosse stato Snowden, magari qualche missile, sai, come è successo con Gheddafi nel caso Ustica, no? Non è più come una volta. Non è più come una volta? No. Ma sono controllati tutti, Sono tutti qua. Vediamo. Beh, certo, Ustica. Ustica è una cosa. Ustica sono stati missili. Non so se francesi, americani. L'hanno scambiato per l'aereo di Gheddafi, lo sanno tutti, bisognerebbe anche dire. Sì. Trovarono il MiG libico sull'Aspromonte. È vero. Le cose, le vergogne, sono uscite belle interviste. Però ancora c'è Giovanardi che è convinto che ci sia stata un'esplosione interna all'aeroplano. Ma Giovanardi che ancora lo dice, ci sono giornali che lo riportano. Quello che dice che gli omosessuali sono malati. Sì, ma lascia il tempo che trova, è finito, non fa più parte della storia Giovanardi. Stefano Ragusa chiede perché non hai votato la fiducia al PD. Veramente? No, per finta. Allora Stefano, per le ragioni possono essere mille, perché per me la differenza tra Bersani e Berlusconi è che uno va con le minorenni, non c'è altra differenza, che il PD ha distrutto l'Italia quanto il PDL, il radical chicchismo della sinistroide del PD è responsabile dell'innalzamento delle imposte, dell'inquinamento nazionale, della perdita di sovranità, tanto quanto il berlusconismo. Però ecco, dato che ieri sono stato insieme ai deputati campani, attivisti campani, nel triangolo della morte a Cerra, Giuliano, nella terra dei fuochi, che è un inferno vero, lì in quella regione che era la Campania Felix, una delle regioni più fertili al mondo, vedere come è ridotta quella regione per colpa del PD, di Bassolino e di questa appunto pseudosinistra, vi fa capire perché noi non diamo la fiducia a chi ci ha rovinato il territorio e la vita e ha tolto il futuro ai giovani e il presente alle persone anziane. Per cui evidentemente la strada è quella di star da soli, perché gli altri non valgono per questo. Per me, grazie. Personalmente, tra PD e PDL la differenza è una consonante. grazie Alessandro. Allora, mi sa che adesso si comincia, che fa? Vi spostate dove... C'è sempre un po', speriamo là. Ok. Bene, allora, vi state... Ah, stavi scherzando? Va bene, Stefano Ragusa stava scherzando quando ha fatto la battuta. Va bene. Ciao, ok. Non ti preoccupare. Va bene, comunque la risposta vale magari per qualcuno che magari non scherza. Ecco, magari chissà, ci sta guardando Gruciani in questo momento. Quindi se ci sta guardando qualcuno che magari pensava quella domanda. Adesso sa. Io sono della provincia di Ragusa, però abito in Lombardia. Sono ritornato, sono io. Dai che adesso cominciamo, ragazzi, Che non si dica che i romani, che i terroni sono bassi. Guardate, mi chiedevano di avere una metà che dopo rimango qui per parlare. Guardato, ma stamattina in bacheca non le ho messe bene qua. Stamattina in bacheca non l'ho messo. L'ho vista una sola, che ne due. Però l'ho pubblicato su Twitter. Sì, ma ho visto, ma poi l'ho scritto io. Sono 3.000 sulla pagina mondiale. Ma dov'è che si metteranno i vari speaker? Con le sedie qua. Ok. O in piedi, come vogliono loro. Va bene. Questa ragazza qua. Salvo nelle nostre lande. Come? Salvo nelle nostre lande. Beh, ma non è la prima volta che vengo da queste parti, Sono venuto diverse volte. Cosa deve cominciare, chiede JJJB. Comincia il Movifest. Scusa, sei qui ad ascoltare la diretta e non sai e non sai perché. Allora, te lo dico, caro JJJB. Siamo qui perché c'è una festa
organizzata dal Movimento 5 Stelle di Torino e provincia, diciamo, si chiama Trofarello, che è appunto un comune in provincia di Torino, dove si sono raccolti... Scusa? In diretta non ti si può baciare. Quindi siamo qui perché appunto ci sono vari attivisti locali, hanno invitato anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che vengono da fuori, dal Piemonte, per esempio Alessandro Di Battista, come vedete, poi c'è anche Laura Castelli, lei però è di Torino, e altri, c'è Sergio Di Cori Modigliani. E niente, quindi si parlerà, la gente farà delle domande, i parlamentari e gli altri daranno le risposte. Basta, questo è quello che succederà qui. Se vi interessa rimanete pure. Adesso chiedo, scusa, io posso salire sopra così faccio il primo piano? Dai, allora vado sul palco anch'io, scusa. Va bene, faccio con attenzione. Cerco di non rompermi l'osso del collo. Opla. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Allora, benvenuti al Movifest 2013. Ma poi le cose si mettono a posto. Ci sono dei momenti complicati che devono essere superati e noi tenteremo di capire come fare a farlo. Allora, io innanzitutto ringrazio l'organizzazione, sono molto contento e onorato di essere qua a moderare questo incontro. Io parterei dalle signore, facciamo le persone ben educate, quindi mi rivolgo a Chiara Pedino, visto che
sono stato introdotto relativamente a questo libro, le faccio una domanda rispetto a quello che pochi minuti fa ha detto il sindaco Piero Passino, riferendomi a delle dichiarazioni di Pellegrino che semplicemente raccontava la realtà, cioè Torino, Passino, che la città, che Torino è la città più indebitata d'Italia, e i vari problemi finanziari. Allora Passino è riuscito con un colpo di teatro a dare la colpa al sindaco precedente, che come voi sapete è Sergio Chiamparino, che è colui che gli ha dato un posto di lavoro, il quale è stato contraccambiato perché Passino poi l'ha mandato alla compagnia di San Paolo. Allora, che situazione è questa qua del comune di Torino in questo momento da un punto di vista del bilancio e delle prospettive sociali di questa città? A che punto siamo? Bisognerebbe fare tre ore, penso, solo per parlare di Torino. Cioè, io penso che la situazione sia sotto gli occhi di tutti. Noi ogni giorno, ogni lunedì, quando c'è un consiglio comunale, abbiamo persone sotto in piazza che protestano e una politica che si sta chiudendo sempre più dentro al palazzo. Ma la cosa, voglio partire dalla prima affermazione che hai fatto, Maurizio, cioè che Fassino ha questa bella abitudine che quando gli fa comodo Chiamparino è il migliore del mondo, perché ovviamente in campagna elettorale ha parlato sempre di continuità, perché è quello che gli ha permesso di essere lì. Poi quando cominciano a emergere le cose che ha fatto con Chiamparino, che lui sta mantenendo, ribadisco, perché ad oggi io sono stata eletta 2 anni fa, ma non c'è stato un segnale di discontinuità rispetto all'amministrazione precedente. Adesso che gli fa comodo lo scarica, cioè lo scarica a parole, perché poi nei fatti ovviamente non lo scarica, perché la politica che porta avanti è la stessa. Ma qualche numero per far capire qual è la situazione di Torino. Torino ha un debito che è solo finanziario di 3 miliardi e 3. 3 miliardi e 3 è una roba strepitosa, altissima, che ci blocca praticamente su qualsiasi tipologia di investimento. Infatti il Comune di Torino non si può più indebitare. L'anno scorso siamo usciti dal patto di stabilità, unico comune in tutta Italia, grande, che non è stato in grado di ottemperare al patto di stabilità, come una scelta all'inizio che era coraggiosa, perché così l'ha venuta sui giornali, poi ovviamente è diventata invece una scelta, anzi non una scelta, un atto dovuto. Il fatto che siamo usciti dal patto di stabilità, che tra l'altro è stata una cosa che di fatto nessuno ha compreso nell'importanza e nella sua drammaticità, ha fatto sì che per un anno il comune non potesse assumere personale, per cui tutti i precari della scuola, dei nidi, sono rimasti a casa a giugno, e il Comune di Torino ha esternalizzato un servizio, che è quello del servizio che è dei nidi, cioè non stiamo parlando di una roba che non riguarda tutti noi, stiamo parlando della tutela dei bambini. Ebbene, siccome con l'atto coraggioso di sfornamento del patto di stabilità Fassino non poteva più assumere, perché è una delle prime penali che si hanno a poter assumere, ha lasciato a casa 300 persone, che erano persone che curavano i bambini e i nidi esternalizzati. Okay? Questa è la situazione che vive il Comune di Torino. Ogni lunedì persone che protestano, ora stiamo svendendo tutto. L'ultima è GTT, abbiamo venduto tutto, abbiamo venduto Amiac e CRM, per cui il Comune di Torino non ha più il controllo dell'inceneritore, a Iren, tra l'altro, che poi potremmo aprire anche un capitolo su Iren. Quindi siamo con un debito altissimo, appena rientrati nel patto di stabilità dopo un anno fuori, abbiamo svenduto tutti i gioielli, perché Amiac e CRM, che l'inceneritore non è più nostro, Sagat, l'aeroporto, non è più nostro, GTT, trasporto pubblico locale, venduto, o meno lo stanno vendendo, non è andata bene una volta, ma ovviamente continua, non è che fanno un passo indietro, e lo svendono probabilmente tra poco. E a noi cosa rimane? Un debito, gente che protesta, gente incazzata, scusate, passatemi il termine, giustamente, tensioni sociali, è una città che oggettivamente, giustamente, protesta, quindi questa è la situazione. È un Fassino che dice, ah, è tutta colpa di Chiamparino, che veramente la chicca, scusate. Abbiamo parlato delle miserie locali dal punto di vista di bilancio, visto che tu hai a che fare con il bilancio della nazione, e poi ti chiedo anche relativamente i bilanci della regione, però, che è stata la tua esperienza passata. Vorrei sapere, da un punto di vista fiscale, secondo te, che cosa ci aspetta per l'autunno? Cosa riescono a partorire? Perché non ci stanno i giornalisti così in Rai che fanno queste domande? Non lo fanno! In effetti queste domande non siamo abituati a queste domande. Allora, intanto un minuto per ringraziare Anna e tutti quanti, veramente. È un posto bellissimo, siete tanti, mi lascio la parola a tutti. Allora, bene, chi
finanze di questo paese sono esattamente come voi le sentite, ossia la sofferenza che la sofferenza fiscale ognuno di noi sente addosso tutti i giorni con le nostre piccole imprese, con la nostra piccola attività, con le nostre economie di famiglia, è esattamente la stessa sofferenza che il bilancio dello Stato ha, che lo stesso bilancio regionale ha. Perché prima di andare a studiare quel pappone del bilancio dello Stato, ho avuto il piacere di studiare quello della Regione Piemonte. E le cose sono molto collegate, perché solo ora vedo con i miei occhi quanto questi bilanci in realtà si parlano. I problemi in realtà, oltre ad essere molti, ma per una mala gestione politica, cioè per una non volontà di gestire queste cose che sono veramente banali, riguardano, come dicevi tu, i mesi di settembre ed ottobre. Cioè la nostra sensazione è proprio quella che a settembre-ottobre ci sarà il disastro. Il disastro significa che oltre a chiedere sempre di più, ma chiaramente non solo per una necessità che parte da noi, ma da una necessità che l'Europa ci impone. E guardate che quello del tema europeo, che fino a ieri era tabù, che non se ne poteva parlare, che chiunque parlasse di Europa era un pazzo, che la notte invece di dormire leggeva libri che parlavano di economia europea. Oggi in realtà, anche grazie un po' a noi che ci siamo messi a parlare di questi temi, è quello che davvero è il problema centrale. E la Commissione Bilancio tutti i giorni riceve documenti europei che ci spiegheranno semplicemente cosa succederà da qui ai prossimi 6-8 mesi. Per cui l'ottica generale, perché tu me ne hai chiesta una specifica, ma ci tengo ad allargarla ancora di più, proprio per far capire che noi non è che non siamo nessuno, siamo una goccia e con le gocce ci fa il mare, ma il film europeo in questo momento è veramente molto brutto, perché io quando leggo in commissione la volontà dell'Europa di togliere a ogni paese la propria costituzione, togliere a ogni paese la propria indipendenza tributaria, la propria indipendenza nello scegliere dove investire, nello scegliere che cosa fare, beh, io mi preoccupo. E poi non solo, lo vedi tutti i giorni sui bilanci, quindi non è più la lotta che noi facciamo fino a ieri alla svendita del patrimonio pubblico. E noi ci siamo battuti su queste cose. E oggi, stando lì dentro, capisci ancora di più che cosa voleva dire quella lotta. Sei contento di averla fatta intanto, ma ti rendi conto che è un film e questi qua continuano a propinarci. E allora, se prima eri in regione, avevi a che fare con la chiusura degli ospedali e oggi voi fate tutti i giorni i presidi davanti agli ospedali per non farli pubblici, non farli vendere, tenerli pubblici, quello che succede sul bilancio dello Stato è che tu ti trovi la tua legge con scritto: vabbè, adesso siccome le regioni non riescono a vendere i propri immobili, perché poi è successo questo, no? Cioè, la regione Piemonte ha fatto un fondo gigantesco dove dentro ci ha messo gli immobili che dovrebbe vendere, che non riesce a vendere, perché come fai oggi tu, regione Piemonte, a vendere una struttura ospedaliera? Non ce la farai mai. E quindi cosa facciamo? Facciamo una grande società che cartolarizza tutto, vende questa roba qui e poi la colloca sul mercato, quindi ne fa finanza speculativa. E non si vergognano neanche più a dirlo. Cioè oggi lo Stato aiuterà le regioni a vendere quegli immobili che non venderà mai. E ovviamente tutta questa cosa qui finirà sulle spalle dello Stato italiano, poi costretto ad aumentare le tasse e quant'altro. La stretta che noi sentiremo a settembre-ottobre la sentiremo per due ragioni. Uno, perché a febbraio-marzo lo Stato non ha fatto un bilancio. Mi ricordo il mio intervento in aula, lo vedete online, e io dicevo: voi siete pazzi, avete perso un'occasione per fare un bilancio dello Stato e a settembre ci metterete in ginocchio. Quindi questa è la prima ragione. Secondo, perché l'Europa continua a dirci i vostri conti non vanno bene. Terzo, perché il nostro debito pubblico non diminuisce, nessuno veramente vuole prendere in mano questo tema. Chiudo raccontandovi questa cosa che mi ha terrorizzata, terrorizzata me e i miei colleghi in commissione. La scorsa settimana in un documento europeo leggiamo che l'Europa sta decidendo di costituire un nuovo fondo, un fondo come quelli di cui voi avete sentito parlare, il MES e queste robe che non si capisce cosa sono, un nuovo fondo che si chiamerà Fondo di Redenzione. Ho saltato sulla sedia, ho detto: vabbè, o c'è
un problema di traduzione o questi sono pazzi. Allora, in questo caso il problema era di traduzione, ma è anche che sono pazzi. Perché sono andata a prendermi la legge originale, ho scoperto che ancora non è stata approvata, mentre sul nostro documento ci dicevano che era approvata, quindi terrore puro. Ed è un fondo in cui tutti i paesi che hanno un rapporto debito PIL superiore al 70%, voi sapete che ci sono questi parametri che ci stanno rendendo degli schiavi, dovranno versare parte dei loro soldi fino a copertura di questa eccedenza. E come farlo? Cioè, come fa l'Italia a cacciare di fuori questi soldi? E lo farà in due modi. Ce l'ha proprio scritto, con le riserve auree, dici vabbè, andiamo a scavare l'oro, cerchiamo dove ce l'abbiamo solo. Le piedi. Le piedi. E con la tassazione diretta, quindi domani l'Europa potrà assorbire la tassazione diretta di questo Stato, fregandosene che ne so, che l'IRAP copre la sanità pubblica, piuttosto che l'IRPEF va a coprire altre spese necessarie per il nostro paese. Quindi la nostra preoccupazione è davvero altissima, con questo non vuol dire che molliamo, però siamo veramente dentro la posta del leone, perché ci si accorge di quanto poi la realtà dei fatti, cioè tu che non riesci più a pagarti l'affitto, mandare il tuo figlio a scuola. Siete collegati in diretta streaming con Trofarello, provincia di Torino, dove c'è una festa per far incontrare i cittadini con alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. In questo momento sta parlando Laura Castelli. Quindi possiamo affrontare queste cose in un modo. Come vedete, ci fa anche... c'è uno scrittore che fa anche da moderatore. Per una domanda, Sergio, gli devo passare la parola ad Anna, perché Perché gli attivisti del Movimento 5 Stelle sono tignosi, precisi, vi perseguitano. Io ho visto in una trasmissione televisiva un tuo scontro con Pierluigi Battista del Corriere della Sera. Allora, si trattava del discorso sul finanziamento pubblico all'editoria. Come tutti sappiamo, noi ci battiamo da anni per l'abolizione di questo finanziamento. In particolare adesso che ci massacrano con tutte le loro bugie, a me mi viene il fegato così quando so che lo devo pagare anch'io. Allora Pierluigi Battista ti ha detto, però il finanziamento pubblico è una quota piccolissima di un bilancio di un quotidiano di livello nazionale, tipo Corriere della Sera, La Stampa. Tu che cosa gli risponderesti? Perché poi non ti hanno dato il tempo di rispondere, ovviamente. No, io ho detto subito che non ero al corrente delle cifre, infatti io non conoscevo la cifra esatta. E poi mi sono informato, in realtà apparentemente la cifra è modesta, ma il finanziamento pubblico all'editoria rappresenta una delle cancrene più forti del nostro sistema, perché è il meccanismo principale di formazione delle clientele ed è la modalità attraverso la quale il potere riesce a comprare, acquistare e corrompere la classe intellettuale, che è poi quella che si mette al servizio, con l'aggravante del fatto che, per esempio, la maggior parte della cittadinanza ignora che attraverso il sistema delle tassazioni e attraverso la sovvenzione statale per l'editoria vengono dati dei fondi anche a delle società che sono presenti in borsa come società per azioni. Usano questi soldi per costruirci sopra dei derivati che poi vanno ad investire per esempio in altre attività. Vi faccio un piccolo esempio. Sulla base della legge attuale, la sovvenzione pubblica all'editoria ha dato a Mediaset, che è una società che ha un patrimonio di 600 milioni di euro quotati in borsa, e quindi ha un patrimonio molto vasto, gli ha dato solamente 20 milioni di euro, per cui se uno dice questo a Berlusconi, Berlusconi sarebbe autorizzato per esempio a dire: ma il patrimonio complessivo di Mediaset è di 600 milioni, 20 milioni non sono niente. Il punto è che sono 20 milioni delle tasse degli italiani, quindi vostre, che finiscono in una società quotata in borsa, ma quei 20 milioni sono stati investiti per fare a nome della Mondadori
una società che si chiama Lening, dove l'Arnoldo Mondadori Editore si è fusa con una società che si chiama Gaming e si sono fatti dare la concessione per la diffusione di Video Slot Machine, concessione che gli è stata data il 20 dicembre del 2012 dal governo di Monti, su cui hanno aperto dei derivati, per cui ne viene fuori un quadro per cui i cittadini italiani a propria insaputa diventano dei sostenitori, sponsorizzatori e finanziatori di chi opera nel campo della speculazione finanziaria e diffonde il gioco d'azzardo, e questo a propria insaputa, oltre al fatto dell'enorme quantità di clientele che sorreggono tutta una serie di pubblicazioni che sono pressoché inutili, perché per esempio esistono ufficialmente la sovvenzione è totale per le testate che sono ufficialmente testate che rappresentano dei partiti, ma in Italia i partiti sono moltissimi, per esempio ci stanno ancora delle testate che usufruiscono di finanziamenti perché risultano rappresentare dei partiti che non esistono più da 8-10 anni. E quindi questo finisce per rendere ancora più marcio il sistema della comunicazione in Italia, perché è sui media che si combatte la battaglia, è lì che si inquinano le coscienze. Non è un caso che l'immediato attacco portato dal sistema di potere vigente al Movimento 5 Stelle è stato subitaneo dopo la vittoria elettorale del 25 febbraio dal punto di vista mediatico, iniziando la settimana dopo dalla famosa copertina sull'Espresso, appunto le presupposte ville in Costa Rica di Beppe Grillo, eccetera eccetera. Si basa tutto sul mediatico. Io non credo che la retention tax, che in inglese ha una dizione specifica che ha un valore puramente fiscale, quello che lei citava prima, sia stato tradotto in italiano per un errore. Io non ci credo assolutamente, perché guardate, la prima cosa da comprendere, e questo bisogna veramente capirlo, non è vero che noi siamo nelle mani degli incompetenti, non è vero che l'Italia è una nazione veramente importante, è strategicamente importantissima nel Mediterraneo, è la nazione più ricca d'Europa, siamo tuttora la nazione più ricca d'Europa, l'ultimo indice Istat parla chiaro, il patrimonio complessivo della nazione italiana corrisponde a 9.500 miliardi di euro, che è il 460% in più del proprio debito pubblico. Siamo la quinta industria manifatturiera del mondo e la seconda industria manifatturiera nazionale. Un paese del genere, le grandi potenze mondiali non consentirebbero mai, per nessun motivo al mondo, di farlo gestire a degli incompetenti. Tanto più, essendo la nostra etnia, un'etnia dotata, perché sono molti gli italiani colti, in gamba e competenti, quindi non è vero che siamo nelle mani degli incompetenti, siamo nelle mani di persone che mediaticamente scelgono di fingere di essere incompetenti per portare avanti un determinato tipo di strategia. Il motivo per cui il Movimento 5 Stelle è così diverso dagli altri partiti è perché il Movimento 5 Stelle è un movimento, diciamo così, antico, recupera la grande tradizione italiana della condivisione collettiva, del recupero del diritto di cittadinanza, e ha un rapporto con la realtà basato su
le autentiche esigenze territoriali dei cittadini, delle famiglie, delle aziende, dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato complessivamente. Mentre i partiti credono e fingono di rappresentare dei ceti sociali che non rappresentano più, perché i blocchi sociali di un tempo non esistono più. Ormai la società non si divide più tra classe operaia, classe imprenditrice, istituzioni, edili. I blocchi sociali sono saltati. Noi viviamo in questo momento in una società che è composta fondamentalmente da tre strutture: i potenti, gli utili e gli altri. I potenti sono esattamente quelli che immaginate che siano: i colossi finanziari, quelli che detengono i pacchetti azionari delle grandi industrie belliche, la grande imprenditorialità predona. Il signore che sta parlando si chiama Sergio Di Cori Modigliani. Che veramente contano e che si trovano dietro le quinte. Poi ci sono gli utili, che sono tutti intercambiabili, per cui per il potere dei colossi finanziari, che al comando dell'Italia ci sia Enrico Letta, Pierluigi Bersani, Mario Monti o Silvio Berlusconi, è del tutto irrilevante. Loro sono utili, tant'è vero che quando non diventano più utili basta una telefonata anche con Berlusconi. Nel momento in cui Berlusconi non è stato più funzionale agli interessi di quelli che gestiscono il vero potere, sono bastate un paio di telefonate in Europa. Lui è stato un po' recalcitrante, ma semplicemente, essendo un uomo intelligente, ha alzato il tiro perché voleva prendere il massimo possibile, e dopodiché se n'è andato perché non c'era nessuna possibilità. Ma la stessa cosa con Mario Monti e la stessa cosa accadrà con Enrico Letta. Ma il compito del Movimento 5 Stelle è quello di diffondere, ed è la parte in cui a me, come dire, la mia posizione rispetto al Movimento 5 Stelle, c'è Alessandro Di Battista che, siccome lavora in Parlamento, lui è la punta di diamante di quelli che stanno proprio dentro le istituzioni. Poi ci sono diversi attivisti del Movimento 5 Stelle che si occupano di cose diverse. A me personalmente piace interpretare con enorme passione civica la narrativa del Movimento 5 Stelle, che è la cosa che a me interessa, perché la differenza tra noi e i partiti consiste nel fatto che esiste una prospettiva a lungo termine che nessuno ha. Tra tutte le cose dette da Beppe Grillo, che ne ha dette tantissime, poi insomma voi sapete com'è Grillo. Grillo è esattamente come appare, è una persona viscerale, emotiva, e in campagna elettorale ovviamente usa slogan propagandistici eccetera, ma poi subito dopo le elezioni ha detto due cose, due frasi fondamentali, di cui una, siccome non poteva essere censurata, come non poteva essere contestata, è stata censurata, nessuno ne ha mai parlato. La seconda invece è stato immediatamente aggredito e nessuno ha dibattuto, e la frase era la seguente: il Movimento 5 Stelle punta al 100% dei voti, dopodiché si estinguerà. Questa frase è fondamentale. Ed è bene che chiunque aderisca al Movimento 5 Stelle e chiunque sostenga il Movimento 5 Stelle capisca e comprenda che all'interno di questa frase, per cui Beppe Grillo è stato definito come Adolf Hitler, c'è la rinuncia a un dato numerico. Perché se domani la rappresentanza del Movimento 5 Stelle in Parlamento, invece di essere il 25%, fosse del 32% o dell'11%, sarebbe uguale, non cambierebbe niente. Ciò che conta è cambiare l'italianità.
dare una prospettiva a lungo termine, perché tutta la Repubblica Italiana che deve cambiare, perché bisogna cambiare la struttura fondamentale del Paese. Restituire i soldi, il 1.569.000 euro erotti, che è stato restituito l'altro giorno, quando in televisione Morra è comparso con questo assegno lungo 6 metri per farlo vedere, quello è stato un atto che dal punto di vista mediatico è dirompente per l'immaginario collettivo, perché quello è un primo passo piccolissimo, perché avendo 2.000 miliardi di debito, che cosa può essere 1.500.000? Ma è il primo passo, perché la battaglia è veramente lunga, ma è soprattutto esistenziale. È una battaglia che parte dal presupposto di incominciare ad attuare delle modificazioni interiori, che sono psicologiche, comportamentali, di rispetto del diritto della collettività e dell'assunzione in proprio delle responsabilità dei singoli, che automaticamente diventano responsabilità politiche. Quindi noi abbiamo il compito, per esempio, che è quello che io cerco di interpretare, di diffondere ciò che loro fanno in Parlamento. Il primo e 2 luglio il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha presentato, una delle due recava anche la firma di Battista, ha presentato 2 fondamentali interpellanze parlamentari, che tra l'altro avevano la particolarità formale di essere scritte e quindi a norma di legge devono avere una risposta per iscritto formale dal governo. La prima era la richiesta mai fatta nel Parlamento italiano di dividere le banche italiane, promulgando una legge che stabilisce che le banche d'affari e le banche di investimento sono diverse per legge, in modo tale che le banche d'affari siano le banche che legalmente possono avere profitto unicamente dall'interesse che ricavano dando credito alle aziende, in modo tale da poter costruire subito un polo finanziario istituzionale che possa servire a dare credito alle banche. La seconda è stata la richiesta, il 2 luglio, il giorno dopo, un'interpellanza parlamentare in cui si è chiesto l'immediato varo di una commissione parlamentare per andare a controllare l'autentico stato della composizione dell'azionariato di tutte le banche italiane e soprattutto chiedere la verifica e il dibattito in aula delle risoluzioni prese a Bruxelles da Letta, di cui in Italia nessuno ha parlato, mentre negli altri paesi, come per esempio in Portogallo, i portoghesi si sono molto preoccupati, tant'è vero che il ministro delle finanze portoghese, il ministro degli esteri portoghesi si sono dimessi, perché hanno detto: noi non siamo d'accordo su quello che è accaduto a Bruxelles. Che cosa è accaduto a Bruxelles? A Bruxelles 20 giorni fa, quando 10 giorni fa, 15 giorni fa, adesso non mi ricordo esattamente la data, la scorsa settimana, quando Letta è tornato dicendo: ho vinto, trionfo, che meraviglia di risultati, una cosa fantastica, la BEI, che è la Banca Europea di Investimenti, ha varato una serie di risoluzioni che Letta ha firmato subito, in cui sono state prese delle disposizioni per la gestione soft, così è stato definito, per la gestione soft del fallimento delle banche italiane. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire ovviamente che prevedono che l'evento si possa verificare. Nell'interpellanza parlamentare fatta dal Movimento 5 Stelle, per evitare che questo fatto si verifichi, viene chiesto il controllo da parte del governo e delle istituzioni dell'attuale stato patrimoniale delle banche italiane e, nel caso risulti che le banche italiane non sono conformi ai requisiti, che immediatamente le banche vengano nazionalizzate.
finanziando i media, finanziando i giornali, finanziando l'editoria, questo voi non venite a saperlo. È per questo che io ho attaccato Battista, proprio per questo, perché quando lui dice ma si tratta di pochi soldi, ma non è solo una questione di soldi, è una questione di principio e di immagine, è lo Stato che si pone come tutore dei giornalisti e degli intellettuali, perché si rivolge alla classe dei giornalisti, alla classe degli intellettuali, e lo Stato dice loro: signori, voi volete lavorare? Noi vi diamo da lavorare, perché vi facciamo gestire testate che non vendono nulla, che nessuno legge, ma non ha importanza. Noi vi diamo dei soldi per assumere delle persone in redazioni finte, noi vi diamo i soldi per portare avanti case editrici decotte, ma sia chiaro che noi lo facciamo perché voi per noi siete utili. Al momento opportuno, voi, quando le cose cominciano a mettersi in maniera seria, voi dovrete tutti quanti scrivere ciò che a noi interessa. Questo è il motivo per cui va abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Grazie. Poi magari dopo ti faccio una domanda anche io sulla scalata di... Caspita. Ma smorzo subito l'entusiasmo io dicendo che dopo ti faccio una domanda sulla scalata degli agnelli a RCS, magari così, così rovino la... Invece ad Alessandro faccio una domanda appuntita, mi permetto. Restituito 1,5 milioni di euro allo Stato, dato che è una domanda che secondo me sotto questa tettoia c'è, perché allo Stato? Perché poi lo Stato dice, ma sai cosa ci facciamo con questo 1,5 milioni? Ci facciamo la TAV, perché i flussi vanno da tutte le parti. Chi l'ha detta questa? L'avete sentita? E questo un dubbio che, come dire, ho anche io. Innanzitutto grazie per l'organizzazione, per me è un piacere stare qui. Come dico sempre, il problema più grande del palazzo è che ti fa staccare dalla realtà. Onorevole Sisegga vuole il filetto al pepo verde, sembra tipo Versailles. È un misto Montecitorio tra Versailles e i ragazzi della terza C, che sono quelli della Lega e del PDL. Comunque rispetto a ragione Sergio che siamo governati da gente comunque intelligente, io a Cicchitto glielo dico sempre, rispetto alla tua intelligenza solo che l'hai messa a servizio del male, io glielo dico sempre. E lui dice, ma che questo è il bacio della morte? Io gli dico, speriamo. E, però io lo ribadisco perché lui io lo rispetto perché l'intelligenza va rispettata. Quelli del PD invece secondo me non sono così intelligenti. No, non è la stessa cosa. Però dicevo, per me, io sono stanco, morto adesso. Ho visto il video dell'intervento sui Marò, è l'ultimo che ho fatto l'altro giorno sulla questione morale, se sembra che ho tipo verso 10 anni di vita, cioè sembro quarantenne, cioè, non ci ho mai avuto i capelli bianchi, mi sono venuti i capelli bianchi. Perché è vero, perché stare lì dentro è dura, ci dovrebbero dare oltre alla diaria il Malox, perché c'è davvero brutta gente. Stare qua, nonostante siamo stanchi, a noi non ci fa staccare dalla realtà, e se non ti stacchi dalla realtà non fai delle stupidaggini in Parlamento, perché sai esattamente che cosa serve alla collettività, e anche in questo senso il Restitution Day è fondamentale. Guadagnare il giusto, non risolviamo i problemi dell'Italia con 1,5 milioni di euro, anche se 1,5 milioni di euro per 2,5 mesi, non è che restituiamo solo 1,5 milioni di euro, sono le eccedenze di 2,5 mesi di lavoro. Cioè alla fine di una legislatura, che secondo me non durerà tanto perché secondo me il prossimo anno si va a votare, però questa è una mia idea personale, comunque sono tanti soldi, ci si salvano delle fabbriche con 1,5 milioni di euro. Però il concetto è, se tu chiedi, e noi non li vogliamo chiedere perché i soldi li puoi prendere da tante altre parti, comunque dei sacrifici ai cittadini devi essere tu primo a farli, se no non sei credibile. La seconda cosa fondamentale,
è che noi crediamo davvero che la politica si possa fare a costo zero o estremamente ridotto. Io per la mia campagna elettorale ho speso 140 euro, di cui 50 euro me li ha dati mia zia, e mia zia mai mi chiederà qualcosa in cambio. Non è che mi dirà, siccome ti ho dato 50 euro mi devi far passare sta legge, non esiste, mi ha dato 50 euro. E questo è il concetto fondamentale. Se togliamo i quattrini della politica, come dice Beppe, fanculo i soldi, perché per me i soldi devono andare veramente a fanculo. Liberi la politica, cioè, questo che gli fa un po' paura, perché in Parlamento siamo tante tante anime libere, quindi liberi di alzarci in piedi e fare un intervento come quello che ha fatto Carlo Sibilia contro Letta, liberi di dire quello che dice Laura rispetto al TAV, cioè è bello essere liberi, al di là della stanchezza, dei disastri, delle problematiche, della fatica. Io non lavoro a nessuno in fare il parlamentare, però camminiamo a testa alta, ci guardiamo allo specchio a testa alta, anche rispetto ai soldi. Io mi ricordavo che nei pub, nei bar con i miei amici gli dicevo, i politici è una vergogna, guadagnano troppo, non possono prendere 18.000 euro al mese, e qualcuno mi diceva, sì ma voglio vedere te. Se ti arrivasse quell'assegno, sì, ci arriva tutti i giorni, tutti i mesi, bonifici abbiamo restituito, e è una figata. Perché lo Stato? Chi decide? Questa è la mia idea. Poi secondo me possiamo trovare un mezzo alternativo, assembleare e di rete, cioè che i cittadini possono decidere magari i prossimi mesi se darli all'Alcoa, se darli ai pensionati, se darli a un ospedale pubblico che sta chiudendo, però deve decidere la rete. Non possiamo decidere noi, noi in Parlamento siamo dei portavoce. Chi sono io per valutare che un pensionato ha più bisogno di un cassa integrato, ha più bisogno di un esodato, di un malato di cancro terminale? Io non me la sento di prendermi questa responsabilità. Per cui abbiamo trovato, anche per restituire il prima possibile, perché poi come avete visto quando ci si avvicina alla restituzione ci sono i dissidenti, quelli straordinari, no? Persone non si sono mai viste in due mesi, non hanno mai fatto un intervento in assemblea, quando c'è da cacciare i quattrini dicono però c'è poca democrazia interna, fenomeni proprio, cioè veramente la scusa più stronza, si dice a Roma. Ecco, per me era importante comunque restituirle, quindi abbiamo individuato questo fondo, abbiamo votato, e è vero che lo Stato è corrotto e lo Stato in parte è mafioso. E quindi tante persone ci dicono, però perché allo Stato? Però riteniamo che ora che ci stiamo noi, la soglia di controllo si sia alzata radicalmente. Per cui per adesso abbiamo preso questa decisione, ci rifletteremo in assemblea e valuteremo nei prossimi mesi se far confluire del denaro su altri progetti. Fatto sta che non possiamo decidere noi parlamentari, altrimenti si fa lobby territoriale, pensateci pure questo. Se io do dei quattrini ai cassa integrati di Civita Castellana vicino Viterbo, che sono distrulle, fabbriche, su 50 fabbriche 48 stanno in cassa integrazione per via delle ceramiche cinesi che arrivano a basso costo, magari voteranno me alle parlamentari prossime, perché io gli ho dati i quattrini, Alessandro Di Battista gli ha fatto un favore, e questo non è giusto, non ci piace, questo lo fanno le lobby sul territorio, lo fanno i partiti, non lo fa il Movimento 5 Stelle. È questa la logica. Abituiamoci a pensare sempre in termini di progetto, come diceva poi Sergio, a lunga gittata. Poi per carità, se vediamo che non serve a niente, abbiamo commesso, sbagliamo, noi sbagliamo quotidianamente, e ci ragioneremo, tireremo fuori magari dei progetti regionali e deciderà la rete, e sarà la rete a decidere. Questa è la proposta che io farò in assemblea, se valutare più la possibilità di dare dei quattrini da una parte o da un'altra. Però davvero il dato è rivoluzionario, come diceva prima appunto Sergio, cioè noi entriamo in Parlamento e comunque riduciamo il debito pubblico di poco, per carità. Però aggiungiamo i 42 milioni di euro di rimborso elettorale, aggiungiamo il fatto che tutti noi, vicepresidenti, segretari di commissione, abbiamo immediatamente, cioè io sono stato nominato, votato vicepresidente della commissione affari esteri, presidente Cicchitto, votato interamente dal PD, il PD vota Cicchitto, è straordinario, no? Sì, per quello io ce l'ho proprio col PD, perché quelli del PDL fondamentalmente sono dei, che hai detto? Bambini? No, sono un po' dei banditi secondo me, però sono onesti, te lo dicono, e noi siamo qua per farci i cazzi nostri, te lo dicono. Quelli del PD ti danno la pacca sulle spalle e ti dicono noi siamo simili, facciamo le stesse battaglie, cioè capisci? Per quello io proprio ho delle difficoltà clamorose a relazionarmi con il PD. Dopo le elezioni di Rodotà, che quelli del PD davvero mi facevano venire il veleno,
Io andavo da quelli del PD, anche Civati, il quale vive questo bipolarismo perenne che dovrebbe tirare fuori il coraggio, io spero che lo tirerà fuori, e gli dicevo, ma voi come fate a governare con il PDL? Ora che sono in 3 mesi, poi siamo entrati l'altro ieri, ho conosciuto insieme ai miei colleghi meglio il PD, mi viene da andare da quelli del PDL e dire, ma come fate a governare con il PD? Mi viene questo. Io penso che la strada sia giusta. Stamattina mi chiama, mi scrive su Facebook un ragazzino della Basilicata, poi tra l'altro tutti i congiuntivi perfetti, per cui io dico questo non c'ha 10 anni, secondo me è una presa in giro, un troll. Mi scrive Alessandro, io sono un ragazzino di 10 anni, mi interesso alla politica, mi piacerebbe che tu scrivessi sul Facebook di mio padre che è il suo compleanno. Un messaggio molto bello di un bambino di 10 anni. Allora gli rispondo e gli dico, senti, ma dammi il numero di cellulare in caso chiamiamo tuo padre, lo chiamo. Mi manda il numero di cellulare, io lo chiamo ed era tutto vero, c'era un signore del popolo, della Basilicata, di un paesino che ci seguiva in streaming, che seguiva i nostri interventi, che mi ha fatto delle domande sulla mozione Giachetti, che noi abbiamo votato interamente per l'abolizione del porcellum e quelli del PD non se la sono votati, anche se Giachetti è del PD, cioè fanno delle cose straordinarie. E poi mi passa il figlio, 10 anni, e mi dice, io era un bambino, è un bambino per l'amor di Dio, gli piace il calcio e qualsiasi cosa, però mi diceva, io però con internet mi sto anche guardando un po' gli interventi, la politica mi interessa, 10 anni. Allora, quando mi arriva una telefonata del genere, al di là di tutti i problemi, perché guardate come diceva prima Laura, loro, cioè, appena tiriamo su una carta troviamo il marcio, lui prima parlava di marmellata, io sarebbe meglio parlare di merda, perché abbiamo le mani nella merda, questo è il discorso, è la verità. Però quando arrivano certi feedback con la rete, come si è liberata parte, non l'intera, però società dagli intermediari dell'informazione, Sergio scrive dei reportage, scrive dei pezzi, l'intervento che ho fatto l'altro giorno in aula sul caso Morales, io in aula col PC mi sono letto delle cose che ha scritto lui su Morales, Snowder, su delle problematiche, ho scritto un intervento, l'ho buttato giù e l'ho fatto in aula, cioè questa è la bellezza della rete, che riesce a eliminare democraticamente gli intermediari. Come? No, la rete non la bloccano perché veramente lì scoppia la rivoluzione. La rete non la bloccano. È questa la logica del 5 Stelle, riuscire a eliminare democraticamente gli intermediari. Intermediari dell'informazione, oggi Salvo o chiunque con i propri cellulari può fare informazione, può fare un servizio di informazione diretto senza lobby, gente che paga, per cui manipola, eccetera, eccetera. E anche dal punto di vista economico il 5 Stelle è favorevole al chilometro utile, al mangiare ciò che si produce, a produrre ciò che si mangia, cioè il Piemonte è una regione dove si mangia da Dio, ma perché dobbiamo comprare le cose dal Piemonte che vengono dalla Turchia? Perché produciamo noi, no? E anche dal punto di vista politico, i partiti sono veramente morti, come dice Beppe, cioè stanno vivendo una stagione di sofferenza, stanno dando gli ultimi colpi di coda, ma sono animali morenti, e quando un animale è ferito, è morente, chiaramente sfoga tutta la sua tensione, ma la democrazia rappresentativa è al collasso totale. Io sono convinto che quando i carbonari provavano a lottare per la Repubblica in epoca monarchica ci sarà stato qualcuno che gli avrà detto, oh, ma che fai? C'è bisogno di un re, sicuro. Come oggi ci dicono, oh, ma che fate? C'è bisogno dei partiti. Invece no, perché tutto è in evoluzione costante. E la stagione di adesso è incredibile, ma è appena iniziata. Luigi XVI è stato fermato a Varennes dai contadini che gli dicono, Sire, devi tornare a Parigi, quando si pensava che il re avesse il sangue blu, potesse guarire le malattie con le proprie mani. E succede questo adesso, ci sono 160 parlamentari che gli dicono in faccia tutto quello che vuole il popolo, e glielo diciamo in faccia tutto quanto. Ci vuole un po' di tempo, ma la strada è quella giusta, e come dico sempre, tra qualche anno vedremo la democrazia rappresentativa, il sistema partitico, agli intermediari. Come oggi guardiamo la monarchia assoluta, come un fatto della storia, passato, sepolto, e la democrazia diretta è chiaramente il futuro. In questo senso, Sergio cita la frase di Beppe, puntiamo al 100%, è evidente, ci vorrà del tempo, purtroppo la crisi economica sarà nostro alleato, noi non vorremmo mai, ma purtroppo sarà nostro alleato, perché
faranno i conti con il governo, questo governo dell'incioso perenne che non riesce a fare nulla. Letta sottostà ai diktat di Brunetta. Chi comanda il Parlamento in Italia è Brunetta, sappiatelo che comanda Brunetta, quindi Berlusconi. Perché probabilmente sono anche più intelligenti di quelli del PD, come dicevo, però sappiate che chi comanda è Brunetta. Non è mai il delegato d'aula del PDL che va nella zona del PD a parlare, è sempre il delegato del PD che va a parlare nella zona del PDL. Funziona così. Rosato va a sentire quello che dice Baldelli, quindi quello che dice Brunetta, non avviene mai il contrario. Guardate che queste cose, quando stai dentro, le noti e capisci un po' dove ci sono gli aggruppamenti di deputati PD e PDL quando noi facciamo qualcosa, cambiamo strategia, quindi loro devono capire adesso che cosa facciamo. Si vedono sempre dalla parte del PDL, chi comanda è il PDL, così lo sapevamo perché sono la stessa cosa. E insomma, per quello che poi non gli diamo la fiducia a questa gente. Insistiamo, andiamo avanti, accettiamo i vaffanculo, perché ci temprano pure, ne prendiamo tanti noi, figuratevi, metteteli sul curriculum, perché siamo cittadini liberi, questa è la strada giusta e grazie. Grazie Alessandro. Una cosa. Voleva intervenire... Faccio intervenire un attimo Laura relativamente alla normativa riguardante la restituzione del denaro, che è più complessa. Beh, intanto una battuta, è vero che governa Brunetta, ma Brunetta come è stato scelto? Brunetta, me l'hanno raccontato, perché poi nel palazzo ci raccontano tutti i gossip, e io sono un po' una portinaia, voi lo sapete, quindi io li ascolto tutti. E Brunetta è stato scelto da Berlusconi non perché sia uno che gli garantisce certe cose, ma perché lo stressava talmente tanto dopo aver preso l'ufficio sotto quello che dove sta tutti i giorni Berlusconi, stava nell'ufficio di fronte, tutti i giorni andava lì a dirgli: tu mi devi far diventare l'uomo più potente del PDL. E gliel'ha detto talmente tante volte che alla fine Berlusconi, stanco e stressato, gli ha detto: sì, dai, tieniti il partito. Cioè, e questo è il motivo vero del perché Brunetta oggi comanda il PDL. Poi ti raccontano queste cose che sono bellissime, tu le conservi e poi ve le raccontiamo. Volevo aggiungere a quello che diceva Alessandro sul perché dei soldi. Noi ne abbiamo discusso parecchio, anche perché essendo tanti ti viene un po' l'ansia e l'angoscia di dove li metto. E allora abbiamo anche fatto, proprio per fare le cose bene, un incontro con la Ragioneria dello Stato e gli abbiamo detto: senta, noi abbiamo sti soldi, li vogliamo mettere da qualche parte in questo bilancio, però ci rendiamo conto che le questioni contabili superano la fantasia e quindi diteci voi come possiamo fare. Loro ci hanno spiegato che c'era un solo conto nel quale potevamo versare dei soldi, che è quello che abbatte lo stock del debito, che quindi aiuta a far maturare meno interessi. E che non ce n'erano altri, che per aggiungerne altri bisognava chiedere permesso attraverso una legge. Quindi noi in realtà in prima battuta abbiamo provato a farlo, siamo andati, mentre discutavamo dei 40 miliardi, quindi piccole e medie imprese, siamo andati dal capogruppo del PD, che è anche componente della Commissione Finanza, e gli abbiamo detto: sentite, vi facciamo un emendamento piccino, non fastidioso, dove i cittadini liberi possono versare dei soldi, ma non a favore di chissà chi, piccole e medie imprese, proprio banalità. Oltretutto il fondo c'era già, si poteva fare senza nessun problema. Hanno fatto talmente tanto storie che non ce le hanno neanche ammesso. Abbiamo fatto delle liti in aula, c'è stato il peggio del peggio, questi hanno provato a fregarci, perché poi ci provano anche, cioè noi queste dinamiche sottili non le conosciamo ancora. Non c'è stato verso, non ce l'hanno ammesso. Abbiamo fatto anche l'ordine del giorno, abbiamo fatto di tutto, non ne vogliono sapere. Il loro problema qual è? È che se loro ci trovano un conto corrente dove versare i soldi e lo votano insieme a noi, noi abbiamo vinto. Questo è il problema. Bene. Allora approfitto dello spunto che mi ha dato Alessandro per ricordare a tutti che se vorrete dopo fermarvi a cenare con noi, le cose che abbiamo scelto di comprare per questa festa sono tutte a chilometro zero. Abbiamo un pastificio dei piccoli esercenti di Trofarello, il pastificio della pasta fatta
fatta artigianale, una grisalumeria di Trofarello, il pane di un panettiere di Trofarello. In particolare vi faccio solo notare che le stoviglie sono tutte integralmente compostabili e non siamo stati a guardare la differenza perché comunque ci troviamo a Trofarello in provincia di Torino, dove state assistendo al Movi Fest 2013. Trofarello è un piccolo comune in provincia di Torino. Ai due parlamentari, quindi se c'è qualcuno della stampa qui tra noi accenda subito i registratori perché è una domanda importantissima, l'unica cosa che gli interessa a questa festa. Noi non possiamo emettere scontrini, voi come cazzo lo farete a giustificare la diaria? Gli scontrini. Laura, non pretendo neanche risposta, la chiudo qua. Invito tutti a chiudere questo capitolo perché a noi attivisti sinceramente non ce ne può proprio fregare di meno. Comunque. Però neanche a noi, No, comunque la stampa può andare via, la domanda l'abbiamo fatta, quello che gli interessa, non so, boh. Allora, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Primo piano del portafoglio di Alessandro Di Battista. Appunto, abbiamo una mezz'oretta di domande e poi andiamo a cena. 20 minuti in 3 mesi, no? Sembra che parliamo solo di quello. Gossip, vieni. Qui c'è gossip su Alessandro, quando ti sposi. Sono single. È single, boom, gli occhi che si spalancano. Vieni. Okay. Mercoledì cosa avrete intenzione di chiedere a Napolitano? E soprattutto chi ci andrà di voi? Bella domanda. Non ne abbiamo ancora discusso perché abbiamo avuto il restitution day giovedì, ieri siamo stati appunto nella terra dei fuochi, mai visto che 70-80 parlamentari scendessero in quell'inferno e oggi ho comprato un po' di giornali in treno, proprio zero, non se ne parlava, cioè 80 parlamentari in pullman che entrano nelle discariche dove fuori gli stessi parlamentari quando erano attivisti prendevano le manganellate, entrano, documentano, portano la proposta di Salvo che ha fatto, di Salvatore Micillo, sull'equiparazione dei reati di mafia con i reati ambientali, delle proposte che abbiamo portato in Parlamento, nessuno ne parla, però insomma, avendo avuto molto da fare non abbiamo discusso in assemblea. Ci andrà sicuramente Beppe, probabilmente con i capigruppo, perché l'abbiamo eletti per questo, e quello che dirà è, immagino, è quello che gridiamo da tre mesi, che questa istituzione, ma non è un attacco all'istituzione, è un atto d'amore, il Parlamento è inutile. Cioè Beppe non è che ha ragione, di più, anzi, secondo me il difetto di Beppe è che è moderato. Io penso questo. Glielo devo dire, si dovrebbe arrabbiare un pochino di più, perché quando tu vivi in un colpo di Stato perenne, colpettino furbettino, perché di questo si tratta, perché il Parlamento è esautorato, noi non lavoriamo, non siamo pagati, o meglio, siamo pagati per fare un lavoro e ne facciamo un altro, siamo dei passacarte del governo, dei notai, e proviamo il più possibile a intervenire sulle decretazioni per migliorarle, utilizzando poi magari le armi dell'ostruzionismo, ma l'iniziativa legislativa che da Costituzione appartiene al Parlamento, quindi al popolo, in realtà oggi appartiene solamente al governo che utilizza la balla dell'urgenza per far passare in mezzo a decreti omnibus delle vere e proprie porcate. Questo si tratta. Ecco, Beppe dice questo, lo diciamo noi anche, e questo è un attacco alle istituzioni, questo è un atto d'amore, e spero che in quanto napoletano, in quanto garante della Costituzione, perché questo è il ruolo suo, deve garantire la Costituzione, l'applicazione della Costituzione, si renda conto che oggi la Costituzione è assolutamente violentata da questo sistema inaugurato da Berlusconi, ma poi ha fatto comodo anche allo stesso Prodi, eh? Poi dici perché non abbiamo votato Prodi? Perché l'hanno utilizzato tutti quanti le decretazioni di urgenza, i decreti legge, e oggi il Parlamento, che voi e noi paghiamo profumatamente, approva una legge di iniziativa parlamentare ogni anno e 3 mesi. Questo è l'enorme scandalo, e questo non può non essere chiamato che dittatura governativa. Poi venissero a dirmi che sono parole forti, dittatura governativa. Noi oggi viviamo in una dittatura governativa. Il Parlamento, ovvero la rappresentanza del popolo italiano, anche se noi siamo contrari al concetto di rappresentanza e crediamo nel concetto di portavoce, ma ci arriviamo, comunque è esautorato appunto dall'attività governativa. Gli diremo questo a Napolitano e gli diremo che...
Sì, beh, da questo punto di vista è il Parlamento che se ne deve occupare. Nel momento in cui il PD ci grida all'abolizione del Porcellum, poi Giachetti fa la mozione per abolire il Porcellum e quelli del PD non gliela votano, gliela votiamo solamente noi del 5 Stelle. Sì, però è vero, noi abbiamo poi presentato anche delle modifiche appunto per rendere anche il Porcellum, che poi ragazzi, diciamo la verità, perché diciamo la verità, dal punto di vista meramente elettorale, il Porcellum conviene pure al 5 Stelle. È vero, è meglio del Mattarellum, il Mattarellum è perfetto per il PD. Eppure il PD non se lo vota, pensate come stanno. Noi invece votiamo per l'abolizione del Porcellum perché più che i voti al 5 Stelle ci interessa l'interesse della collettività, ci interessa la possibilità del cittadino di scrivere un nome o un cognome anziché votare una lista, nonostante noi grazie alla rete, alle parlamentari siamo riusciti un po' ad aggirare la problematica del Porcellum e noi abbiamo votato contro, a favore della mozione Giachetti, ma quelli del PD non la votano. Perché come fa comodo a Berlusconi mettere uomini suoi, fa comodo al PD. Perché questa è la Repubblica del ricatto. Guarda, io sono del Lazio, sono romano. E per capire com'è strutturata la Repubblica italiana, bisogna pensare al caso Marrazzo. Marrazzo viene beccato con dei transessuali utilizzando cocaina. Neanche è un reato. Perché in Italia non è un reato il consumo e andare con transessuali, è un reato lo spaccio e l'istigazione alla prostituzione. Chiaramente un candidato deve avere un'etica, candidato viene dalla parola candida, quindi deve essere. Ragazzi, fatemi altre domande in chat che le leggerò per voi qui in diretta, ok? Scrivete altre come quella di Roberto Sangallo. Però dal punto di vista meramente penale non aveva fatto nulla. Però politicamente, cacchio, viene ricattato da alcuni carabinieri o poliziotti, non mi ricordo che fosse, con tutto il rispetto dell'arma. Arriva quel video a Berlusconi, cioè se a noi arrivasse un video in cui c'è, non lo so, un avversario politico in situazioni compromettenti, noi immediatamente, o se c'è un reato andiamo immediatamente dalla magistratura. Se può essere un'attività politica che li sputtana perché fa vedere la loro incoerenza, noi lo pubblichiamo sul web immediatamente per informare i cittadini. Berlusconi no. Berlusconi paraculo, sta zitto, chiama Marrazzo e dice: ehi, io c'ho un tuo video. E questo fa. Grandissimo. Per ricattarlo. Poi esce fuori la storia e viene a conoscere, ma la Repubblica italiana è fondata sul ricatto. Se casca Berlusconi, Berlusconi tira fuori le carte sull'MPS e casca il PD. Quindi si tengono assieme come proprio le carte napoletane a Natale, che tu fai le casette, no? Si tengono assieme, se ne togli una casca giù tutto. E anche se sono semi differenti, in realtà le carte sono uguali. Guardate, questa è la migliore metafora. Per quello il PD sono 20 anni che tiene a galla Berlusconi e se si fosse imposto dopo l'uscita di Berlusconi l'anno scorso, prima del governo Monti, se si fosse andato a votare il PD avrebbe preso il 55% e che non voleva vincere, che non gli interessa, perché se vince è un casino perché poi ti tocca fare le cose che hai promesso. Mentre adesso c'è la scusa, governo di unità nazionale, come che dicono, pacificazione, questo è bellissimo. Cioè Cicchitto o Gasparri o la Russa no, è Brunetta, quando qualcuno dice qualcosa contro quelle porcate che fanno, dice però va contro la pacificazione. Cioè sono veramente straordinari. Ecco, questa è la verità, la Repubblica Italiana è fondata sul ricatto. Mi sa che la domanda era totalmente differente. Scusate, mi sono perso. Su che cosa era? Diremo questo, mi auguro, poi chiamo Beppe e gli dico, devi dire, perché uno dice, veramente la gente crede che Beppe ci chiama, interferiscono, Beppe Casaleggio, ma di che? Ma chi l'ha mai sentiti? Ma magari fosse più presente Beppe. Anzi, ogni tanto io che ho un rapporto personale con Casaleggio e lo stimo, è una persona normale, ogni tanto lo chiamo per chiedere qualche consiglio e lui mi dice non mi chiedere troppi consigli, ho paura di interferire troppo. Cioè, capito? Quello che viene chiamato il guru, quello che ci dice. Una volta gli ho chiesto, senti, dimmi un po', ma come possiamo fare? Dammi una dritta sulla televisione. Lui mi ha risposto sì, fate come cazzo vi pare. Cioè, questa è la persona che ci tiene con le tipo marionette. Chiameremo Beppe magari o Casaleggio e gli dirò, oh Beppe, cerca di dirgli a Napolitano che la Costituzione è violentata, lui lo sa perfettamente, ecco, però te ne diamo prove circostanziate e quotidiane, la Costituzione è violentata e se viene violentata la Costituzione è violentato il popolo italiano. Grazie Alessandro.
Direi risposte più brevi perché abbiamo già un casino di domande. Allora, innanzitutto vi presento un altro ospite grandioso e strepitoso che abbiamo a Trofarello, Salvo Mandela! Allora, ciao Salvo, ci segnalavi che ci sono delle domande già dalla rete. Diamo spazio. Allora, intanto ne approfitto per salutare i 110. Quanti sono, Alessandro? Qui in alto a sinistra, c'è un numeretto in alto a sinistra. 104. Saluto tutti. Qualcuno ha fatto delle domande sulla chat, adesso li leggo, un paio mi pare, un paio di domande, anzi vi sollecito a farne anche delle altre. Allora, vediamo perché scorrono, vediamo un po'. Ce n'era una che diceva, domanda, eccola qua. Domanda per uno dei parlamentari: quale convenienza può avere il Presidente della Repubblica dall'incontro con i 5 Stelle? Quale convenienza, oppure come mai ha accettato? Perché io non me l'aspettavo, onestamente. No, la convenienza non penso. Prendiamo anche un paio. Per il momento non riesco a trovarla. Aspetta, informate le persone che anche sono nel titolo in Parlamento, la versione ufficiale è falsa. Vabbè, no, questi sono cose interne. Vabbè, niente, per il momento basta quella. Quindi, no, che convenienza ha Napolitano? Penso la convenienza a nessuno, se, anche perché lui è formalmente obbligato a dire di sì e a rispondere al primo movimento del paese. 25%, voglio dire, non poteva dirci di no, eh. E poi, come diceva Alessandro, gli daremo una serie di schiaffi morali, cioè quest'uomo che si prende la sua responsabilità, solo morali, sì. Le notizie dell'altro giorno, cioè le banche internazionali che dicono agli stati europei: le vostre costituzioni sono troppo antifasciste. Ma di che cosa stiamo parlando? Sono troppo antifasciste? Ma forse voi la storia dei paesi che hanno fatto la Costituzione non la conoscete. Una cosa che ci tengo sempre a ricordare, che tu, in tutti i discorsi anche europei, prima dicevi le costituzioni, cioè il Portogallo ha portato davanti alla Corte Costituzionale le regole europee imposte e la Corte Costituzionale portoghese ha detto che 4 punti del fiscal compact, del CISPAC, cioè delle ghigliottine che l'Europa ci ha messo, sono incostituzionali per lo Stato portoghese. E questa cosa qui è quella che noi stiamo tentando di fare per lo Stato italiano, ma è drammatica. E allora quello che sarà la convenienza di Berlusconi, io penso di Napolitano, perdono, ho avuto questo... perché uno ogni tanto si confonde, sono forse la stessa cosa. Sarà zero e io spero che, anzi, ci dia delle risposte, o perlomeno che insomma abbia voglia di rispondere a questa cosa. Spero che gli verranno fatte tante domande, ma come diceva Alessandro cercheremo di parlarne il prima possibile. Convenienza zero, sì. Grazie Laura. Allora, adesso ci sono 3 domande già, le facciamo tutte in fila, poi vedete chi vuole rispondere. Allora, la mia domanda è questa. Siccome abbiamo già svenduto la sovranità economica, la sovranità politica, perché nessun media parla della sovranità militare che ha ceduto col trattato di Velsen, che non ci permette altro che cultura come si chiama, costituzione antifascista? Qua abbiamo di nuovo la Gestapo in Italia, Vicenza, e vorrei che qualcuno ne parlasse. Grazie. La seconda? Ma la mia non è proprio una domanda, è un sollecito. Innanzitutto ciao ragazzi, siete forti, compagnia bella. Dunque, no, io volevo dire una cosa. Facendo un piccolo sondaggio fra amici del movimento, eccetera, eccetera, noi abbiamo difficoltà ad essere certificati per votare. È da molto tempo che cerchiamo di votare e non riusciamo. Poi cosa succede? Che i giornalisti dicono, sono 4 gatti che votano, e grazie al cavolo, al cazzo, va bene. No, scusate. Vorrei, visto che qua ho la possibilità di rompervi le palline, pure anche a te, non è che guardo solo lui, lo so che lui fa il figone, però ok. No, vorrei che voi sollecitaste i piani alti, perché io li chiamo piani alti perché ho cercato tante volte di rompere le palle e non ho avuto un feedback indietro, insomma, su questo problema qua, perché in questo momento noi vogliamo votare e non riusciamo perché non sei certificato, perché sei un minchiotto. Cioè, almeno avere una risposta indietro, un feedback, basta, finito, che devo fare, canto? Allora, la terza domanda. Ciao, grazie innanzitutto.
Dunque, dopo la domanda sollecitazione arriva la domanda proposta. Cioè, sono a chiedere questo. Visto che noi qui abbiamo abbastanza sentito il problema del TAV, visto che molti hanno votato Movimento 5 Stelle anche per la sua posizione no TAV, la mia è una proposta, vorrei sapere la fattibilità. È possibile pretendere su Rai News 24 uno spazio di approfondimento? Sì, no, tutti quanti insieme. Io credo che la diffusione dell'informazione sia automaticamente poi un passo verso il no. Personalmente credo che la mancanza di informazione aiuti il sì. Starei a chiedere, appunto, visto che adesso il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di mettere anche il naso lì, e visto che Rai News 24 è diffuso e tutti lo possono vedere, non solo quelli che hanno la rete, eccetera, eccetera, se possiamo portare avanti questa cosa. Grazie. Grazie a te. Io sono Ottavio, buongiorno a tutti. Io volevo solo sapere se voi andavate anche voi dal Presidente della Repubblica, o e comunque se potete far presente al Presidente che non ha nessun contatto con la popolazione, perché cioè il Presidente tipo Pertini aveva un contatto fisico proprio con la gente, e a noi il Presidente della Repubblica messo lì come un quadro non ci sta bene, vorremmo un contatto diretto con il Presidente. Grazie. Grazie a te. Ultima domanda e poi passiamo alle risposte. Tantissimo. Uno, candidato non vuol dire di essere candido, cioè l'etimologia arriva dal fatto che tu decidi di essere una carica dello Stato, ma niente a che vedere col fatto di candidosi femminile che è un'infiammazione, ma tantomeno con essere candido nel senso pulito, ma vuol dire tu decidi di andare a fare una carica dello Stato, quindi è pesante. Nel senso che moralmente non vuol dire che tu sei pulito, no? Perché da che storia è storia la politica è comunque mediazione. Sì. Chi è che dice no? Ho io. Sentito. Ah, ok. Sì, lo so, ma io sono d'accordo con te, però è così. Polis vuol dire, vabbè, comunque. Al di là di queste cose etimologiche, la mia domanda era legata al fatto di quello che voi dicevate, quindi di arrivare. Che il movimento possa fare un grande cambiamento, quello che diceva anche lui prima, quindi che sia un risveglio. A livello personale del fatto di tornare a muoversi, era un po' anche quello che diceva Gaber, cioè movimento, mi piace molto, io assolutamente stimo la parte costruttiva, ma non tanto quella distruttiva, ma non quella volgare, ma quella del fatto di lamentarsi invece di agire. Cioè il potere dell'azione, soprattutto nel numero, in questo momento i numeri sono interessanti, nel futuro potrebbero essere meno interessanti, il fatto di decidere adesso che ci sono un certo tipo di numeri, di avere capacità decisionale e quindi in tutte le competenze, non solo della Camera, quindi non solo del Parlamento, ma in tutte quelle che sono le circoscrizioni parlamentari. La mia domanda è: cosa si riesce a fare con i numeri che ci sono in tutte, per esempio quelle, si parlava degli F25, anche lui parlava intellettualmente, 35, 25, va bene, ne avevo già tolti 10 perché mi piacerebbero fossero 0,5, ma in tutte queste campagne che sono in realtà costituite da camere che sono diverse da semplicemente il Parlamento, questa è la domanda, che cosa si può fare con i numeri che ci sono lì? Bene, grazie. Allora, a voi la parola, chi comincia? Vabbè, io rispondo a voi, cosa puoi venire? Allora, parto dal TAV, tanto per fare, vabbè, ieri avete avuto Marco Scibona, quindi ve ne avrà fatta a fette. E Luca Giunti. E Luca Giunti, quindi perfetto. In realtà quello che stiamo facendo sembra poco, ma siamo riusciti a far venire fuori delle risposte, dei modi di gestire questo tema, che non ci aspettavamo neanche noi, per cui vedere il ministro Lupi, che ricordiamo essere stato nominato ministro semplicemente perché garantirà una serie di interessi, rispondere dicendo, perché noi abbiamo chiesto a lui, ma adesso nel decreto del fare, che è il prossimo decreto che secondo il governo risolleverà le sorti dell'Italia, c'è una restituzione di soldi
che erano a favore dell'alta velocità, soprattutto il Terzo Valico, ma anche un po' di Torino-Lione, e noi abbiamo detto, ma scusate, ma se li restituite questi soldi e quindi considerate quest'opera non fondamentale, dichiaratelo, cioè dite proprio che il TAV in questo momento non è necessario. E noi ci siamo trovati davanti gente come Lupi che ci ha risposto, no vabbè, ma questi soldi noi li stiamo dando indietro perché siamo stati bravi, vuol dire che effettivamente quest'opera costa meno. Quindi è utile e noi siamo addirittura così bravi che riusciamo a spendere meno. Cioè ci troviamo davanti all'assurdo tutti i giorni. Sicuramente il modo di fare informazione deve crescere sempre di più. Non so se la maniera giusta sarà quella che ci è stata suggerita a Sky TG, non so più cosa diceva. In ogni caso i fari Laura, Enrico diceva Rai News 24 perché è una parte del canale pubblico, a questo punto potremmo incidere in qualche modo. Io personalmente ho fatto un'intervista, ero io e Cota, una tragedia per lui ovviamente, parlavamo di TAV una mattina ed era proprio forse Rai News. E io l'ho massacrato perché ovviamente tu non puoi dire in radio delle bugie, perché poi arrivo io e ti dico guarda le cose non stanno così, poi ci sono le telefonate da casa, insomma si è fatta una figura becerissima. Chiederemo più spazi se questa è la volontà, ma noi in realtà li chiediamo sempre rispetto a questi temi, loro ci chiamano molto a parlare di queste cose. Sulla questione trattato di Velsen, che ovviamente sta molto a cuore, devo dire che in queste ultime settimane è tornato questo tema anche alla Camera dentro le commissioni, perché ora non se ne può più fare segreto. E quello che sta succedendo è che tanti fuori e tanti dentro che non ne sapevano nulla ora lo sanno. Io non so come andrà a finire questa cosa, so solo che tutti i giorni lì respiriamo veramente questa oppressione europea, ma è veramente un'oppressione, soprattutto quando poi si parla di tematiche economiche. Quindi vigileremo. Quello che ti posso dire è che è arrivato in questo momento questo tema lì dentro, cosa che non era mai stato fatto finora. Bene. Volevo solo aggiungere, per quanto riguardava il trattato di Velsen, il fatto di parlare di queste questioni, in questo momento c'è un'enorme fibrillazione ed è il motivo per cui è possibile che la crisi anche peggiorerà, perché chi controlla il potere economico e finanziario in Europa è in totale fibrillazione per i famosi file di Snowden, perché in realtà c'è il trattato di Lisbona fondamentale, che nei primi due articoli concede a tutti coloro che svolgono un lavoro dirigenziale all'interno dell'Unione Europea, come per esempio fanno Rompuy o Olli Rehn, che sono le due persone che decidono delle esistenze di tutti noi, di essere al di sopra della legge. Quindi stanno per venire fuori tutta una serie di intercettazioni telefoniche che dimostrano come ci sia stato, e quindi rispondo alla signora che chiedeva prima per quanto riguarda, che ci sono state numerose conversazioni tra i dirigenti dell'Unione Europea, i giuristi che hanno stilato il Trattato di Lisbona e generali americani che insieme e d'accordo hanno costruito questa impalcatura giuridica che contiene dentro un dispositivo che naturalmente a noi non ce lo raccontano, che è legato per quanto riguarda l'Italia all'articolo 11 della Costituzione, che dice, l'articolo 11 della Costituzione dice, l'Italia è una nazione autonoma, indipendente, totalmente sovrana, punto e virgola, nel pieno rispetto degli accordi internazionali sanciti. Quest'articolo i nostri padri costituenti hanno scelto di scriverlo con la pistola puntata alla tempia nel 1945 dai generali americani, perché l'Italia era rasa al suolo, avevamo perso la guerra mondiale e l'avevamo persa da traditori, tra l'altro, perché noi siamo un'etnia così e non bisogna mai dimenticarlo, è per quello poi che il Parlamento è così. Noi italiani purtroppo,
questo è il salto mentale che bisogna operare. Siamo così, siamo l'unica etnia nel pianeta Terra che nel secolo XX è entrata in due guerre mondiali da una parte ed è uscita dalla parte opposta. È un evento unico. Perché purtroppo gli italiani siamo fatti così ed è l'italianità che il movimento deve cambiare e vuole cambiare. Con la pistola puntata gli hanno detto agli italiani: lo volete il piano Marshall? Darete da mangiare ai vostri, vi mettiamo in piedi la possibilità di riprendervi, però mettete per iscritto che siete una colonia militare nostra. Gli italiani l'hanno fatto. I tedeschi erano molto peggio degli italiani. Guardate, basta guardare qualunque documentario su com'era la Germania nel maggio del 1945. C'erano intere cittadine dove la gente moriva dalla sete, non avevano neanche l'acqua potabile. Il 45% delle città tedesche erano state rase al suolo dai bombardieri inglesi, la Germania era in ginocchio, lì di generali con la pistola puntata sulla tempia ne avevano due, uno americano e uno russo, e gli dissero: mettete nella vostra Costituzione il corrispondente dell'articolo 11. I tedeschi hanno detto no, mai, assolutamente mai, questo noi non lo faremo mai. Perché dopo tutto quello che è successo noi la lezione storica l'abbiamo imparata, e per punizione i russi si sono presi metà Germania e gli americani si sono dovuti accollare tutte le spese militari in quanto NATO, perché la Germania ha detto: noi abbiamo perso la guerra, paghiamo i danni, ma noi non investiamo neanche un marco nella difesa, non compriamo nessuna arma, perché noi i soldi li investiamo tutti e soltanto nell'industria e nell'agricoltura. E si sono rifiutati di firmarlo. Noi l'abbiamo firmato. Per cui quando Napoleone, quando Napolitano, altro lapsus, quando Napolitano dice, quando Napolitano dice: guardate che per quanto riguarda gli F-35 quello che dice il Parlamento non conta niente, perché decide il Consiglio della Difesa, giustamente Morra, a nome del Movimento 5 Stelle, furibondo dice: ma questo è inaudito. È inaudito, ma Napolitano ha ragione. Napolitano sta semplicemente ricordando che noi abbiamo scelto di non restituire i soldi del piano Marshall, e gli Stati Uniti del Nord America, che conosco bene, è un paese che amo molto, ci ho abitato 22 anni, è un paese che veramente amo molto, ma il sistema di potere non è basato su un'idea della beneficenza. Si è investito una quantità impressionante di soldi che ha regalato all'Italia nel 1946, non pretendendo mai la restituzione neanche di un dollaro, era perché avevano la matematica sicurezza che l'Italia avrebbe sempre eseguito gli ordini militari dell'America, perché se l'Italia decide di rinegoziare deve restituire tutto il piano Marshall con 60 anni di interessi composti, che corrisponde a 8.000 miliardi di euro, e noi non ce lo possiamo permettere. Questa è una conseguenza di quell'articolo della Costituzione che i nostri padri sono stati costretti a scrivere in buona fede. L'hanno fatto per consentirci a noi di riprenderci. Purtroppo poi è penetrata la corruzione che ha distrutto tutto. Grazie, volevo solo dire l'osservazione, magari, come si dice, ve la portate nel cuore. Rispondiamo all'ultima domanda, che mi sembrava una critica, spero costruttiva, nel senso che la signora forse voleva dire
Sì, voi portate avanti delle cose che sono giuste, vogliamo continuare a portare avanti queste cose perché sono giuste o magari vogliamo far pesare questo 25% che forse non si ripeterà in Parlamento per incidere sulle cose che magari possono cambiare in questo Paese, se ho capito bene. Vai Alessandro. Allora, io non sono assolutamente convinto che non si ripeterà, anzi. Sono sempre pessimista. No, sì, io sono, ma penso che aumenterà il Movimento 5 Stelle e mi riaggancio a una cosa poi proprio che ha detto Sergio, una cosa che mi ha detto l'ambasciatore Torna degli Stati Uniti. Possiamo fare per adesso, e ci aiuta anche a farci le ossa, opposizione, e l'opposizione manca da 20 anni. Io credo che tutte le persone che vedono i nostri video online e che ci fanno delle domande molto molto specifiche sulla nostra attività parlamentare siano delle cose innovative in Italia. Nessuno ha mai visto la Laura che fa un intervento e poi le chiede, senti ma lì hai sbagliato una cosa oppure bravo hai fatto un'altra, cioè è una roba pazzesca quello che sta succedendo, cioè stiamo costruendo un rapporto diretto tra cittadini eletti e cittadini elettori, e sempre cittadini siamo, che è pazzesco. Questo è il lavoro che dobbiamo fare adesso e funziona tantissimo, perché senza il Movimento 5 Stelle, anche se ci hanno bocciato con quella super cazzola e gliel'ho detto in Parlamento la mozione F35, comunque si è parlato della questione F35, tant'è vero che Napolitano è dovuto uscire fuori grazie al Movimento 5 Stelle, altrimenti sarebbe stato tranquillamente diciamo in silenzio. Cioè stiamo comunque costringendo la politica a uscire allo scoperto anche dal punto di vista negativo. Perché il Parlamento oggi quello che succede è che chi ha potere di parlare, il Parlamento parla poco, e chi dovrebbe parlare poco, il Presidente della Repubblica, parla troppo. Con che li stiamo costringendo noi, anche il PD e il PDL, l'abbiamo costretti a manifestarsi agli occhi di tutti, cioè dopo 20 anni di fidanzamento si sono sposati, lo sapevamo, e almeno adesso iniziano a saperlo tanti italiani. Questo possiamo fare. Sì, non ci passano nulla, gli emendamenti li bocciano tutti. Tutti, è un disastro, le volte voglio votare come il PDL perché voglio vincere una volta, perché è una sofferenza al Parlamento, diciamo, parere sfavorevole del governo, quindi voi che votate, chiaramente contro il governo, votiamo, schermata, abbiamo perso, sempre, perdiamo sempre, tipo la Lazio, io sono della Lazio e sono abituato a perdere, però... Cacchiarola, cioè stiamo tirando fuori le informazioni, la gente inizia a sapere che cosa succede all'interno del Parlamento. Questo adesso dobbiamo fare in attesa delle prossime elezioni. Su Rai News 24 alle volte ha uno share inferiore della cosa. Credetemi. Siamo in diretta adesso. Sulla cosa? Sì. Cioè, credetemi, alle volte Rai News 24 non se lo vede nessuno, perché la televisione, poi io ci andrò in televisione con Laura, ci andiamo, però ci andiamo a patto che possiamo parlare di temi. Se devo andare a fare il burattino o a parlare in 30 secondi, io non ci vado. Io vengo a qua, a parlare a voi, semplice. Perché per me funziona in questo modo. Poi per carità possiamo provare, ma l'attività ieri, il Parlamento Tour nella zona appunto campana, serve come tentativo appunto di battaglia mediatica a costringere l'informazione a parlare di temi. Quando facciamo questa roba non esce fuori che parliamo di scontrini, neanche esce fuori quello che abbiamo fatto ieri, non si parla di Movimento 5 Stelle. Questo per adesso, prima o poi si parlerà pure di Movimento 5 Stelle. Napolitano staccato dalla realtà? Sì. Pertini presidente differente? Sì. Glielo diremo, lo dirò al capogruppo Nudi, a Morra, di dirglielo, perché questo è il rapporto diretto. Tu l'avevi chiesto, glielo dirò, me lo prendo come impegno, gli dico, devi dire a Napolitano che è staccato dalla realtà. Perché se tocca la Costituzione andiamo tutti a Roma. Esatto, assolutamente. Ultima cosa che per me è bella, mi invitano l'altro giorno come vicepresidente degli esteri, decido di andare in autobus e non con l'auto blu, perché la Camera ci ha messo a disposizione l'auto blu, perché pure a Casini e a Cecchitto, l'ambasciatore Torn degli Stati Uniti, nella sua residenza privata, mega villa, dove io nel 2003 stavo fuori a manifestare dietro le transenne, a urlare contro Bush, a dire non siamo sudditi, essere alleati non significa essere sudditi, quando con quella vergognosa intervento in Iraq. E dopo qualche anno mi invita l'ambasciatore dentro, una roba allucinante, no? Che ne ho detto preciso, nel caffettino, il prosecchino. L'ambasciatore torna, tra l'altro, mi prende da parte e mi dice noi analizziamo i fenomeni a 30 anni e pensiamo che il Movimento 5 Stelle è destinato a crescere. Questo mi ha detto l'ambasciatore. E guardate che come il Vaticano, gli americani sono molto pragmatici, analizzano questo, non gli frega niente destra, sinistra, gli frega. Vogliono capire che cosa succede, che si sono chiesti loro 9 milioni di voti che cosa significa. Beh,
All'ambasciatore gli ho detto esattamente quello che ha detto Sergio e quello che ho detto poi l'altro giorno in aula: essere alleati non significa essere sudditi. L'attuale ministro degli esteri è il più filoamericano che possa esistere. Io l'ho votato una volta la Bonino Rosa nel pugno e me ne sono pentito amaramente, perché proprio filoamericano in maniera incredibile, e il comportamento rispetto all'affair Snowden è sconvolgente. Quindi è quello che dice lui, è vero, abbiamo i padroni in casa e tutto viene dal piano Marshall, ha ragione Sergio, è così, è la verità. È complicato perché sono dei giganti, però gliel'abbiamo detto, proponiamo dei progetti di legge per riottenere anche la sovranità, lottiamo contro gli F-35, sì, abbiamo perso, però tanti italiani sanno che cosa sono gli F-35, quando arriverà la botta vera, la crisi economica vera che deve ancora arrivare, vedrete, io lo spero, anche se pure lì è questione di età anagrafica, il problema dell'Italia è che siamo molto anziani, questa è la verità. Dice, perché gli italiani non scendono in piazza come i turchi? Perché vedete, l'età media della Turchia, dell'Egitto e dell'Italia è differente, questo è il problema. Però io mi auguro che la crisi che arriverà potrà spingere la gente in piazza a circondare democraticamente, in maniera non violenta, gandhiana, il Parlamento e costringerli a non comprare degli strumenti di morte come gli F-35 solo perché dobbiamo sottostare agli americani con quel ricatto che abbiamo appunto firmato con il piano Marshall. Grazie. Allora, adesso facciamo una pausa sulle domande, perché abbiamo avuto un sorpresone, la partecipazione qui al Movifest di Trafarello anche del professor Gustavo Rinaldi. Allora, il professor Rinaldi ci può dare un punto di vista obiettivo, perché i parlamentari poi giocano anche di emotività. Abbiamo un economista che in pochi minuti, mi ha promesso pochi minuti, ci dirà una cosa facile facile, come si esce dalla crisi. Ci proviamo? Posso alzarmi? Ma buonasera e grazie per avermi invitato. Io vorrei dire fondamentalmente due cose. Una è cattiva ed una è buona. La notizia è cattiva in che le cose non sono destinate a migliorare nel prossimo futuro. Noi abbiamo una situazione tale per cui abbiamo sia lo Stato che i nostri rapporti con il resto del mondo che portano via la domanda, cioè le aziende sono senza domanda perché lo Stato prende in tasse più di quello che dà in servizi e quindi lì ci viene a mancare la domanda e le aziende, se non hanno domanda, non vendono, quindi non assumono o licenziano. E dall'altro lato, quando noi abbiamo rapporti con il resto del mondo, questi rapporti sono rapporti in cui in condizioni normali noi compriamo più di quello che vendiamo e quindi noi diamo domanda all'estero e ne perdiamo. Noi perdiamo la nostra domanda perché la cediamo all'estero. In queste condizioni, cioè se non si cambiano il sistema di regole che ci siamo dati, le cose non possono che continuare ad andare male. Io non mi aspetto eventi catastrofici di dimensioni apocalittiche, ma io ritengo già apocalittico il fatto che le cose continuino ad andare con una decrescita di 2 punti all'anno, 2,5 punti erano l'altro anno, quest'anno ci stiamo avviando sui 2, vediamo se poi la ritoccano e la portano 2,5-3 per gli anni successivi. Per me questo è già catastrofico in sé, cioè è la totale distruzione, la speranza che continua a distruggersi e una varie gente che continua a perdere opportunità di vita. Quindi questa è la cattiva notizia. Poi potremmo più entrare nei dettagli, se volete, magari con delle domande, come mai come funziona questo meccanismo e cosa potremmo fare per correggerlo. La seconda è una buona notizia. E la buona notizia consiste in questo, che questo il processo che ci sta conducendo a questo impoverimento è molto probabilmente, io dico molto probabilmente perché in scienza chi vi dà delle certezze dice questo è scientificamente dimostrato, è così, ma prendetelo con un po' di cautela, ma io vi dico che è altamente probabile, qualcun altro vi direbbe certissima, insomma è una cosa che, in cui possiamo credere, che la situazione può cambiare e può decisamente migliorare.
come avremo bisogno di due fondamentali provvedimenti. Provvedimento numero uno, noi abbiamo bisogno di metterci d'accordo con i nostri partner europei e dire loro, carissimi partner europei, noi vi vogliamo bene, siete carini, simpatici, buoni, belli, però c'è un piccolo dettaglio. L'Italia, se non riesce ad aggiustare il suo cambio con la Germania e con i paesi a lei più legati, muore. Quindi noi abbiamo l'assoluta necessità di cambiare il nostro cambio. O questo lo facciamo in una maniera concordata, e tecnicamente ci sono tanti modi per farlo questo, senza distruggere nessuno, ci sono tanti modi per fare questa operazione in maniera abbastanza dolce, oppure no, l'alternativa per noi è morire, ma noi non possiamo condannarci a morire, quindi la nostra alternativa a quel punto sarà uscire dall'euro. Voglio essere chiaro, non è che mi auguri di uscire dall'euro perché uscire dall'euro è bello. Io dico, se non mi viene offerta nessuna altra possibilità, se l'alternativa è veder morire la mia famiglia, il mio figlio, i miei parenti, eccetera, di fame, allora rinunceremo all'euro. Questa però è la condizione in cui attualmente ci hanno messo. Ripeto, è possibile conservare l'euro facendo degli aggiustamenti. Se non ci permettono di farli, l'alternativa è uscire. Seconda cosa, noi abbiamo bisogno di cambiare il modo con cui funziona la nostra banca centrale. Adesso la banca centrale è quella che stampa la moneta, per capirci, adesso la nostra banca centrale è la banca centrale europea, o la banca centrale europea si decide a dire io vi do la moneta per pagare gli interessi sul debito pubblico, e guardate che questa non è un'idea dei marziani, un'idea di un pazzo scatenato, è quello che oggi sta facendo la Banca d'Inghilterra sotto governo conservatore. Vedete quanto estremista sono io. Seguo più o meno le politiche. In Inghilterra oggi la Bank of England, la Banca d'Inghilterra, compra i titoli del tesoro, il tesoro gli paga gli interessi e la Bank of England restituisce al tesoro gli interessi, per cui alla fine il tesoro non ha pagato gli interessi. In Italia gli interessi valgono un'ottantina di miliardi, adesso non mi ricordo, 6 punti di PIL. 6 punti di PIL. Tenete conto che la sanità sono 7-8 punti di PIL. Quindi noi spieghiamo gli interessi poco meno della sanità. Tutti dicono, la sanità è dove si mangia, si beve, dove c'è tutto. Gli interessi sono più o meno equivalenti. Quindi se noi riuscissimo ad avere un regime analogo a quello che c'è in Inghilterra o che c'è negli Stati Uniti, dove la banca centrale non dorme, ma si fa carico dei problemi del paese, finanziando il pagamento degli interessi, noi avremmo già un enorme vantaggio, perché salterebbe fuori quegli 80 miliardi l'anno. Con questi 80 miliardi l'anno potremmo fare due cose. Prima cosa, avere il bilancio in pareggio. I primi 30-40 miliardi li usiamo e portiamo il bilancio in pareggio. Quindi il lusso che non c'hanno neanche i tedeschi. Seconda cosa, ci avanzerebbero quest'anno 36 miliardi e il prossimo anno 46 miliardi. Vi faccio notare che quando Letta ha detto adesso mi do da fare perché voglio veramente fare qualcosa, se tra tutto riusciranno forse a pagare 12 miliardi. Io sto parlando quest'anno 36. Allora ci sarebbero 36 miliardi e si potrebbe fare, non so, una cosa logica secondo me sarebbe un terzo di aumento di spesa, andando a vedere, non so, vedere che a Pompei non crollino gli scavi romani, e andare a vedere che le scuole, alcune scuole, non dico tutte, ma intervenire con almeno qualche miliardo sul risanamento delle scuole che stanno crollando addosso ai ragazzi. Tutte le volte che mio figlio va a scuola la mattina, io mi preoccupo di che tornerà vivo stasera, perché se gli crolla la scuola in testa, è successo ad altri, può succedere anche a lui. Cioè, allora, un terzo potrebbe essere dedicato a spese urgenti e importanti, e due terzi a tagli di tasse. Sono 36 miliardi, per cui 12 da una parte, 24 dall'altra. E tagli di tasse, io personalmente dovessi iniziare, inizierei col far pagare meno tasse sul lavoro dei più poveri. Far pagare meno tasse su quelli che un lavoro non ce l'hanno e che se dovessero lavorare, lavorerebbero a 10.000, 11.000 euro l'anno. Però questi, tra guadagnare zero e dargli 10.000, poi tenete conto che in una famiglia, se la moglie prende 10.000, il marito 10.000, sono già 20.000. Se hanno un figlio, campano. E allora, riuscire a intervenire sulla tassazione, sulla fascia più bassa di reddito, e lì togliere le tasse, vuol dire permettere a chi non ha un lavoro di trovarlo, perché diventa facile tasse e contributi. Tasse e contributi. E quindi lì metteremo una buona dose di questi 24 miliardi che avremo.
Quindi riassumendo, e poi vi lascio, se volete fare delle domande, fatelo, rispondo, se ci si porte. Le due cose sarebbero queste. Prima, noi dobbiamo riuscire, se non facciamo niente, le cose non possono che peggiorare. Non con eventi speciali, magari ci sono anche quelli, ben difficili da prevedere, ma con un progressivo deterioramento di questa situazione che è già brutta. Però è possibile fare qualcosa. Bisogna agire sul cambio, e o ce lo fanno fare in maniera consensuale, oppure dobbiamo dire noi non abbiamo alternativa. E l'altra cosa, bisogna avere una banca centrale, si chiama Banca Centrale Europea. Se la Banca Centrale Europea è disposta a fare ciò, benissimo, sia la nostra banca. Se la Banca Centrale Europea non è disposta a fare ciò, noi abbiamo bisogno di una nostra banca che faccia il mestiere della banca centrale, che faccia quello che fa la Banca d'Inghilterra, che faccia quello che fa la banca americana, la banca del Giappone, pagare gli interessi sul debito pubblico. Quindi se si fa questo, una via c'è. Grazie professor Rinaldi. Allora direi, ci sono solo le due ultime domande e voi sarete bravissimi a essere molto sintetici, anche se già so che sono molto interessanti. Grazie. Allora, io voglio rivolgere una domanda a tutti voi, tanto siete tutti quanti coinvolti. È un tema che questa sera ancora non si è trattato e sembra essere l'ultima delle priorità dell'attuale governo, che sono le mafie. Allora, è notizia di questi giorni in Piemonte l'operazione Minotauro, le condanne, i 700 anni di condanna che sono stati combinati a politici, perché sono anche politici condannati, e esponenti dell'Ndrangheta. A Latere Caselli ha rilasciato una dichiarazione molto pesante, che è stata che i politici, facendo nomi e cognomi, si possono tranquillamente fare perché qualcuno è ancora in carica, Boeti del PD come consigliere regionale, perché tra l'altro il sindaco di Leni, quando si parla di mafia e politica viene sempre in mente Dell'Utri, Berlusconi, è troppo facile, no? Perché in realtà la commissione sembra coinvolgere a 360 gradi. Caselli ha rilasciato questa dichiarazione facendo nomi e cognomi, un consigliere regionale del PD, un sindaco del PDL, un altro consigliere dell'Italia dei Valori, un ex senatore che era stato coinvolto da questa inchiesta perché aveva durante le primarie per il sindaco Fassino aveva raccolto un po' i voti, diciamo, aveva chiesto a un boss che ha preso 20 anni di condanna, De Masi, i voti per Fassino. Insomma, ha detto che queste figure politiche sono moralmente colpevoli, non per il codice penale, ma sono moralmente colpevoli. Allora la mia domanda è questa, che riguarda sia Torino, perché a Torino si sta per fare il rimpasto di giunta e i nomi che girano, tra l'altro c'è un nome particolare che è coinvolto, e dall'altra parte volevo chiedere ai due rappresentanti che stanno a Roma, voi avete avuto, non so, la stessa impressione che il governo proprio non se ne voglia occupare, e avete già avuto qualche cosa, qualche esperienza che vi ha lasciato un po' di stucco? E poi chiudo dicendo che all'inizio Maurizio Pagliasotto aveva detto interessante la questione scalata, non c'entra niente, la questione scalata RCS, magari alla fine l'ultimissima cosa magari parlare questa cosa qua, grazie. Grazie. Seconda domanda poi. Sì, grazie, solo un paio di piccole. Fidati. Era una era per collegarsi al discorso della Costituzione, che sono d'accordo che probabilmente è stata firmata con la pistola puntata alla testa, però allora mi chiedevo, l'articolo 11 che dice che si ripudia la guerra non è in conflitto di interesse con l'articolo di cui parlava il signore, perché comunque gli F-35 non servono per spegnere incendi, sono per la guerra, quindi o uno o l'altro, cioè uno dei due deve valere, nel senso, se no vuol dire che uno si annulla con l'altro, la mia domanda, credo, No, perché adesso le chiamano missioni. Ah, per quello, ho capito. Quindi c'è la fregatura come al solito. E l'altra invece era per il discorso, cioè lui ha detto che in Italia non si scende in piazza per una questione di età media, può essere, ma secondo me invece è una cosa su cui bisognerebbe sensibilizzare tanto, più che altro una crisi, come diceva giustamente all'inizio nel suo discorso, di esistenza, esistenziale, di anima, di mentalità, di identità,
Certo, come diceva, come ha detto giustamente una volta Beppe Grillo, ha visto un'intervista bellissima con la TV svedese, che le vere macerie, le vere crisi stanno nelle anime delle persone, non tanto nel fattore economico, cioè dovuto anche a quello, dal consumismo e via dicendo, però secondo me è quello più che altro, non è tanto la questione di età media. Grazie. Grazie a te. Prego, vai Chiara. Rispondo per la parte di Torino, perché ovviamente mi compete. Sì, in effetti, dopo tutto quel che è successo, e a Torino si parla di rimpasto di giunta, Fassino ha avuto l'ennesimo barlume di inopportunità, non so neanche come definirla, perché poi alla fine uno, e mi collego un po' a quello che diceva Alessandro, pensa che siano incompetenti, intelligenti, non so veramente come definirli, perché quando tu porti certe istanze poi li vedi che rispondono esattamente con la risposta contraria a quel che una persona di buon senso si aspetterebbe. È incompetenza, intelligenza o veramente malafede? Cioè io veramente me la pongo la domanda, perché a fronte di quel che è successo a Torino, Caselli, Minotauro, ora arrivare a leggere sui giornali, poi io non lo so se succederà, e quindi mi collego a rimpasto, che due soggetti che sono stati intercettati, Fassino e Gariglio, faccio nome e cognome, su delle telefonate in cui pare, dico pare perché sono intercettazioni e non sono reato, solo perché le primarie sono operazioni di voto private, cioè se questo fosse successo in operazioni di voto invece, come ad esempio per il sindaco diretto, probabilmente poteva anche succedere che, anzi posso togliere probabilmente, le elezioni sarebbero state invalidate. E visto che questo è successo su delle primarie, dove sembrerebbe che si sono contesi tra i due soggetti, Gariglio, che forse sarà vice sindaco, e Fassino, i voti comunque della mafia, ora arrivare a proporre in modo convinto questo personaggio come vice sindaco, cioè è uno schiaffo alla cittadinanza. Io spero che non accada, ma anche solo il fatto che arrivino a proporlo, cioè, non lo so, io rimango allibita, poi forse dopo 2 anni e mezzo continuo a rimanere allibita e sbaglio, però è veramente di un'indecenza. E chiudo collegandomi a un'altra cosa che diceva Alessandro, e una domanda. Guardate che l'opposizione con la O maiuscola è una cosa che è un bene di tutti, cioè io mi sento dire che è un bene comune, perché se siamo oggi così è perché per 20 anni è mancata l'opposizione. Io lo vedo a Torino, e chi mi conosce qui e sa delle battaglie che stiamo facendo in comune a Torino, siamo gli unici in questo momento che sono liberi di poter fare denuncia. E se noi arriviamo a dire che c'è una, e l'ho detto io personalmente, ho fatto un esposto, che c'è un'assunzione da 180.000 euro che è illegittima di un portavoce di un sindaco, lo posso fare, perché nessuno mi può dire che un mio consigliere o un mio sindaco dall'altra parte sta facendo la stessa cosa. E io sono libera di farlo e sono contenta di poterlo fare e di poterlo denunciare. E se c'è una dirigente nominata da un sindaco che fa gli affidamenti alle aziende dove lavora il figlio, io lo denuncio in aula, vado avanti e poi questa viene mandata a casa, beh, io sono contenta di averlo fatto, perché sono libera di poterlo fare. E allora, l'opposizione, è benissimo che siamo all'opposizione adesso, l'opposizione è un bene di tutti, e perché io vi dico che, guardate, che noi facciamo anche opposizione costruttiva a Torino, ma c'è un muro di gomma dall'altra parte, e racconto una vicenda brevissima che è dell'ultima settimana. Io ho dovuto fare 500 emendamenti ostruzionistici, a fronte di un anno che chiedevo le stesse cose, per chiedere che su un'operazione che costituiva un nuovo ente, una fondazione che impatta a livello culturale su tutta Torino e su tutta la regione, ho dovuto fare 500 emendamenti ostruzionistici per ottenere un business plan, quindi uno studio di fattibilità e delle garanzie che ci portassero dei numeri per dirci che quella roba regge. Ma vi sembra normale che io debba trovarmi a ricattare con emendamenti ostruzionistici per ottenere dei dati che nulla hanno a che vedere con posizioni ideologiche, con bandierine, ma semplicemente il buon senso di amministrare? Io voglio essere tranquilla che quando voto per il bene dei cittadini, quello che sto votando è nell'interesse dei cittadini, e per farlo devo avere gli elementi per poterlo fare. E allora poi io mi chiedo, se sono gli altri consiglieri sono incompetenti, non lo so, sicuramente c'è grande superficialità, c'è disinteresse, non c'è voglia di studiare, e quindi benvenga, ci sono dei cittadini giovani, forze nuove, che hanno voglia di farlo, che sono liberi di farlo e fanno opposizione, ma veramente per il bene di tutti. Sulla mafia non è che tutti i parlamentari siano mafiosi o legati alla mafia, però che io e Laura fondamentalmente il lavoro che facciamo è guardare la mafia negli occhi tutti i giorni, sì, cioè questo è il lavoro che facciamo. Una mafia che magari non ammazza ma vuole garantire il salvacondotto a Berlusconi, intrallazza, inciuscia, non dice niente, non ti ammazza direttamente, poi ha ragione, perché poi abbiamo avuto gli esempi ieri sulle discariche e la gestione dei rifiuti tossici in Campania, che quelli sono omicidi veri e propri. Per cui sì,
Questo governo non vuole assolutamente toccare gli interessi della mafia. Perché? Perché evidentemente ci sono delle correlazioni, non magari direttamente del presidente, ma sicuramente di qualcuno che comanda. È così, insomma, basta leggere la storia, studiare la storia di Berlusconi per capire che delle relazioni dirette con mafiosi ce li aveva dentro casa, li definisce eroe, la trattativa. Quindi questo è evidente. Telefonate distrutte. Sì, telefonate, esatto. La trattativa Stato-mafia che è passata in secondo piano, quindi ha parlato veramente solamente il fatto. Qual era l'altra domanda? Una che volevo. Vi ricordate qualcosa? Una domanda interessante. Che... La Costituzione. Ah sì, quella sulla... Ha ragione il ragazzo, io non intendevo che non si scende in piazza solo esclusivamente per un discorso di età anagrafica, anche se influisce innegabilmente. È vero che proprio sono 20 anni di televisione, io so perché ho 30 anni, però io sono cresciuto con la televisione commerciale di Berlusconi e grazie a Dio ho fatto dei viaggi e me ne sono liberato, perché sennò magari adesso starei ancora a fare zapping. Io non ce l'ho la TV e mi sento un sacco libero, però il problema è proprio... la lobotomizzazione televisiva. Io comunque sono cresciuto di fronte a Carmen Russo con Drive-In e non si so come, per miracolo a un certo punto mi sono dimenticato di Carmen Russo. Ma insomma, meno male, dipende pure dai punti di vista. Un tempo. Però la televisione è questo oggi, per cui certamente Giorgio Gaber diceva: non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me. Cioè quella parte italiota, proprio come dice Sergio, del essere furbi è meglio che essere bravi, che casco ma casco sempre in piedi, che è tipico, è pure una nostra virtù, però è tipico. E quando tu riesci comunque intrallazzando, ciuciando, comunque a casca in piedi, sei meno propenso a scendere in piazza. Ci sono dei popoli che hanno delle storie millenarie di lotta, cioè la Francia è stata da Luigi Capeto da 1000 anni, l'Italia da 150 anni, cioè dall'altro ieri, fino all'altro ieri, poi basta studiare la storia per capire un popolo. Se da un lato tutte le colonizzazioni ci hanno dato la ricchezza, perché qua in Piemonte si mangiano gli agnolotti al plin e giù in Sicilia si mangiano le cose arabe e questa è una ricchezza incredibile dell'Italia e dovremmo vivere solo di questo, da un altro lato chiaramente non siamo ancora un popolo unito. Il Movimento 5 Stelle, ne parlavo proprio con un giornalista l'altro giorno, è il primo movimento realmente popolare e nazionale nella storia della Repubblica Italiana. Il Partito Comunista aveva un radicamento territoriale molto forte in Emilia, in Umbria, in Toscana, ma in Sicilia e in Sardegna non esisteva, nel nord-est non esisteva, lì c'era la Democrazia Cristiana. E le stesse identiche percentuali le ha rispettate il PD e il PDL, molto forte il PDL in Sicilia, famosi 63 seggi su 63, molto forte il PD in Emilia, in Toscana, in Umbria, il PDL fortissimo in Brianza. Il Movimento 5 Stelle, per quello io poi sono ottimista, perché se guardate i dati ha preso più o meno il 25% dovunque. Nelle isole, nel sud, un risultato pazzesco in Puglia, in Campania, nel Lazio, la terra proprio del poltronismo, nella Toscana, nell'Emilia, nell'Umbria rosse, nel nord-est togliendo i voti alla Lega. Forse solo un po' in Lombardia, nella terra di Berlusconi, ancora non del tutto. In Piemonte un sacco di... Pensate a quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle. È il primo movimento di vera unità nazionale, per quello è fondamentale quello che dice Sergio, cioè noi stiamo provando faticosamente a costruire una nuova, tutti assieme, perché se aspettate lo facciamo solo noi parlamentari, state freschi, noi i miracoli li facciamo, costruire tutti assieme una nuova idea di mentalità nazionale, di popolo italiano. Io quando ho parlato sul palco a San Giovanni fronte a 800.000 persone, non ho visto di fronte gente del Movimento 5 Stelle, per la prima volta nella mia vita ho visto il popolo italiano e non l'avevo mai visto, per cui insomma ottimismo. Mi allaccio solo alle mafie perché oltre a guardarle negli occhi ci lanciano dei messaggi che sono molto forti, quella cosa lì tu non la farai mai, col cavolo che questa proposta andrà avanti. E quindi non la viviamo come si immagina, ma la viviamo con i loro no, perché i no veri non sono i nostri, ci hanno accusato di essere quelli del no, i no veri sono i loro che non ragionano. A me è capitato... Vabbè, mi capita di ricevere nella posta segnalazioni di deputati, colleghi miei di commissione che fanno le peggio cose sul proprio territorio. L'altro giorno Di Lello, eletto col PD,
poi subito è andato nel gruppo misto perché era un accordo, avevano fatto l'accordino, fatemi leggere che poi me ne vado nel gruppo misto. È arrivata la letterina di un'associazione sul territorio che si batte tutti i giorni contro di lui, quindi un'associazione ad hoc contro di lui, perché inciucia gli amici, non gli amici. E ce lo dicono, ce lo scrivono. Oppure ti capita il deputato nel PD che si trova lì alla prima legislatura, magari neanche troppo giovane, quindi cioè, è capace, cosciente, non è il ragazzetto di 25 anni che ha visto la luce, che ti dice: ma perché non mi hai parlato prima di quell'emendamento fantastico che hai proposto sullo svuota carceri? E non te ne ho parlato perché tu non me l'hai chiesto, e poi tu voti come il tuo partito, quindi poi io ti posso spiegare quello che vuoi, ma il problema vero è che sei tu che voti come il tuo partito e sei tu quello impenetrabile, sei tu quello che non può fare alleanza con me, non siamo noi che non possiamo fare alleanza con te. Questo è il senso della mafia che viviamo. Giustissimo. Allora, ultima battuta, Maurizio o Sergio, giocatevela. Scalata, Agnelli, RCS. Dunque, Scalata, Agnelli, RCS è collegato alla cosa della mafia. C'è una grandissima battaglia in questo momento per il controllo del Corriere della Sera. Il motivo è perché il Corriere della Sera è fondamentale per andare all'attacco di Anna Maria Cancellieri, una persona veramente per bene, ministro della giustizia. È una buona notizia questa, abbiamo una persona per bene al governo, la quale ha deciso di andare ad intaccare uno dei gangli della struttura italiana, che corrisponde a uno dei progetti fondamentali del Movimento 5 Stelle, e cioè la chiarezza e la trasparenza delle lobby. Siccome in Italia il potere è occulto, è fondamentale che la stampa attacchi questo progetto. La Fiat ha gestito il proprio potere, i propri piani di politica industriale in camera caritatis, seguendo la strada del potere occulto. Negli Stati Uniti Marchionne è obbligato a ufficializzare le lobby che rappresentano la Chrysler al Congresso degli Stati Uniti, perché le lobby sono pubbliche, non c'è niente da male, sarebbe bellissimo avere chiarezza e trasparenza. Questo è il motivo per cui in questo momento la Fiat deve prendersi il Corriere della Sera, se lo deve prendere per lanciare una campagna mediatica per impedire che le lobby diventino trasparenti, perché se le lobby diventano trasparenti crolla il potere economico italiano. E rispondo alla cosa delle mafie: purtroppo è un paradosso tragico, veramente tragico. Purtroppo non possiamo permetterci il lusso di andare contro la mafia, perché in questo momento la criminalità organizzata, in virtù dei legami che ha con la struttura partitica italiana, garantisce il fatto che l'Italia non fallisce. Hanno centinaia di miliardi di euro a disposizione in contanti, sono dentro le banche italiane e garantiscono la tenuta dei conti. Tanto più si aggraverà la crisi economica e la crisi finanziaria, tanto più migliorerà. Ma prima di concludere con quindi passare al momento conviviale, dico ancora solo io una cosa sull'operazione Minotauro, che l'architrave dell'operazione Minotauro, perché non ho scritto qualche pagina, è un certo Rocco Varacalli, che è vero che è quello che ha spedito in galera gente della periferia di Torino, ma è anche un signore che ha detto che tutte le opere olimpiche, quindi non quel parcheggio laggiù, sono state costruite dall''Ndrangheta, quindi insomma bisogna fare anche attenzione su questo, bisogna quantomeno notare questa dicotomia che è presente in questo momento particolare del torinese. Direi che possiamo ringraziare tutti, ringraziamo soprattutto gli organizzatori e buon appetito. Grazie a tutti, volevo solo dire a nome di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Trofarello, grazie di essere intervenuti così numerosi, grazie ai nostri ospiti e andiamo a mangiare. Allora, carissimi amici.
la parte discorsiva della festa è finita in questo momento. Spero che abbiate apprezzato questo evento organizzato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Trofarello in provincia di Torino, qui in Piemonte. Adesso ci spostiamo nella zona dove si mangia, ecco là, laggiù vedete ci sono i tavoli, quindi che cosa dirvi? Io vi saluterei qui, poi magari se possibile tornerò in onda magari con qualche battuta da parte di Chiara, di Alessandro o degli altri ospiti. Ecco, vi dico che mercoledì faremo una puntata, mercoledì su Salvo 5.0 faremo una puntata in cui parleremo proprio di questi temi più o meno, cioè chi governa l'Italia. Parleremo di Bilderberg, parleremo di trilaterale, parleremo di queste cose, e adesso chiederò a Sergio Di Corimo Diani se vuole partecipare a questa puntata che faremo mercoledì alle 21.30 su Salvo 5.0. Vi farò sapere o con un altro spezzone di diretta più tardi o tramite Twitter e Facebook se Sergio accetterà l'invito. Anzi, se aspettate ancora in diretta magari glielo chiediamo subito, vediamo un po' che cosa ci dice. Dai, trattenetevi ancora un pochino che così vi faccio sapere cosa dice Sergio. Ciao, ciao, grazie a te. Ciao, ciao. Ah, ma volevo dire a tutti, sei ancora in diretta? Sì, ok. Vai. Dai, dai, faccela vai. Insieme. Facciamo il fino a poco. Scusate, ci facciamo una foto con Anna. Fatta? Allora, domani a Trofarello ci sarà la festa del baratto. Abbiamo voluto fare questa iniziativa perché crediamo che l'economia debba cambiare a partire da noi, e quindi con una serie di associazioni abbiamo organizzato questa festa e vediamo cosa scambiarci per riciclare e riutilizzare. Vi saluto tutti, vi ringrazio veramente tutti quelli che sono stati in linea a seguirci, e vi invito a Trofarello perché, pur essendo del Interland torinese, ha un sacco di cose belle da farvi vedere e soprattutto avrete tutta la nostra accoglienza. Abbiamo superato le 3.500 persone sulla cosa, quindi un bel numero. Quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori, le web spettatrici e i web spettatori della cosa per essere stati con noi. Ecco, un saluto da Trofarello. Dove andare? Ecco, Sergio, volevo farti una domanda. Mercoledì sera hai impegni? Mercoledì sera? Io sto a Roma mercoledì sera. Non importa, sì. Perché quello che ti chiedo si potrebbe fare via internet. Va bene. Allora, mercoledì alle 21.30 faremo una trasmissione in cui parleremo, il tema sarà chi governa l'Italia, parleremo di Bilderberg, di trilaterale, eccetera. Avremo Carlo Sibilia, bene. Paola Musu, e poi Francesco Amodeo, che ha fatto un'inchiesta, una video inchiesta proprio su tutte queste cose. Scrivimi per email e ci mettiamo d'accordo. Ok, ti scrivo, eventualmente è mercoledì alle 21.30. Tu hai già un account Gmail per entrare in Hangout con noi? No, ma ci... Comunque ci... mandate tutto. Va bene, okay. Grazie mille, grazie. Ecco ragazzi, abbiamo appena incassato l'ok di Sergio Di Corimo Diani per mercoledì. Adesso devo solo procurarmi l'email, lo chiederò ad Anna, perché a questo punto è essenziale mandargli l'invito al più presto. Bene, allora con questo è tutto, io vi saluto, una buona serata, buon sabato. Ah, vi dico, se riuscirò, non escludo domani di andare in Liguria, probabilmente a Ceriale, ok? Quindi probabilmente ci vediamo domani da Ceriale, c'è un'altra festa in Liguria, ma non sono ancora sicuro al 100%, ve lo farò sapere come sempre tramite Twitter e Facebook. Allora, per il momento è tutto, ringrazio Matteo Ponzano per aver ripetuto il segnale sulla cosa, e quindi saluto e abbraccio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della cosa, e quindi come sempre ci vediamo in rete tramite Twitter, Facebook, il canale Ustream, la cosa, Salvo 5.0, eccetera eccetera. Grazie ancora, vi abbraccio, a presto, ciao.